Buongiorno, ben trovati qui a Tolentino, al Castello dell'Arancia, questa bellissima un'ora premedievale di cui adesso ci parlerà un po' il sindaco Tolentino, a questo convegno organizzato dall'Assosede dal titolo un po' articolato, sede certificato per una filiera veramente tracciata. Il contributo del settore sementiero per la qualità dell'agroalimentare italiano. Allora, vedremo di cosa si tratta. Io per primo faccio l'osservatore, il mestiere giornalista, per esempio sono Massimo Rostini, del Sole 24 Ore, però sono quello di presentarvi i relatori che interverranno in modo piuttosto articolato, sarà un pomeriggio piuttosto denso, appunto di interventi con qualche variazione rispetto alla scaletta che avete sul video del convegno, quindi c'è stata qualche variazione. Però insomma sicuramente ognuno dei relatori porterà un contributo interessante per capire l'importanza di questo settore, il settore sementiero, che è un anello da cui va quel pane di più, fondamentale per tutta la catena agroalimentare. Settore importante non solo per gli operatori, diciamo, che vi lavorano attivamente, ma anche per tutte le figure istituzionali che ruotano attorno a questo settore nell'attività di prevenzione e di controllo delle troppe azioni anche illegali che soprattutto negli ultimi anni pare si sono intensificate per i motivi che sentiremo. Non mi voglio dilungare oltre, passo la parola al sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanese. Prego. Perfetto. Allora, buonasera a tutti, benvenuti, ci vuole qualche imprevisto, no? Se no va tutto liscio, poi non dimostriamo la nostra duttilità alle situazioni. E qui di duttilità ce ne vuole molta, perché come sapete purtroppo le Marche sono sotto l'effetto di un sisma devastante, nella parte soprattutto dell'entroterra, e questo non ci mette di buon umore, ma poi noi siamo marchigiani. E allora chi conosce un po' la storia delle Marche, la storia dello Stato Pontificio, sa quanto i marchigiani sono caparbi, coriacei, forti, reattivi. Quindi io non posso che fare i complimenti a un popolo che, nonostante tutto quello che è accaduto, nonostante anche tutti i regolamenti, i decreti che si sono intrecciati un po' tra loro e non hanno prodotto un effetto sperato, hanno comunque pazientato, hanno comunque assorbito il colpo, stanno soffrendo moltissimo in alcuni casi, ma oggi è il momento della riscossa nel senso più lato, oggi non oggi come giorno giovedì 24 di gennaio, ma oggi come nuovo anno 2018, dove credo non ci sia più spazio per sé, per i ma e per tutto quello che concerne un doveroso sostegno alle popolazioni colpite da parte di un governo, ho visto le spalle molto tricolore, voi dovete sapere che io ogni mattina quando cambio la giacca e vestito quello che sia, ho all'interno della mia giacca un pezzo di tricolore, ma quello più importante è quello che ho nel cuore. Si usa molto parlare male a volte anche della stessa Italia, no? Noi italiani a volte parliamo male di noi stessi come se tutti fossero leggeri, disonesti, abituati a fare chissà che cosa. No, l'Italia è un grande paese, gli italiani sono un grande popolo, meriterebbero probabilmente qualcosa in più sotto altri aspetti, e io mi auguro che questo accada quanto prima, perché altrimenti è difficile uscire da questa situazione. Quindi abbraccio tutti voi qui come sindaco di Tolentino in questo castello meraviglioso che l'onorevole, lo voglio citare, questo è l'auditorium Massi, Roberto Massi, l'onorevole Roberto Massi, che negli anni 60 all'incirca comprò questo castello come sindaco del comune di Tolentino e lo donò alla collettività, quindi un bellissimo gesto che oggi arricchisce profondamente la cultura, la civiltà di questa terra e dà la possibilità a tutti noi di provare, oltre ad utilizzarlo per i più svariati nobili scopi, ma dà a noi proprio una traccia profonda
della storia, della bellezza, della caparbietà, della forza di un popolo che mai dopo è stato numero uno nel mondo per tanti motivi e dovrà esserlo ancora. Quindi oggi questo convegno, per il quale ringrazio tutte le autorità civili e militari presenti, tutti gli operatori di settore, come diceva il grande moderatore, il dottor Agostini, è un tema che sicuramente non ha bisogno di essere enfatizzato, pone un tema estremamente importante, cioè quello della filiera. Oggi si fa un gran parlare di biologico, di ritorno al biologico, alle sane usanze, alle tradizioni, e si fa un po' fatica a tornare indietro quando per via di un qualcosa estremamente nebuloso e rischioso abbiamo via via perso alcuni tratti fondamentali della nostra vita, del nostro essere, della nostra identità, e non c'è laicità che tenga su questo. Ogni popolo deve avere, a mio avviso, la sua forza, le sue tradizioni, il suo credo, poi tutto il resto si può fare. Però ecco, anche sul mercato agricolo, nel mondo agricolo, mio padre era coltivatore diretto, quindi vivo ancora in campagna e quindi appunto titolo di vendita un po' di conoscenza di questo settore che non ho mai ripudiato, ma ho buttato sempre nel fuoco, perché ritengo che uno dei motivi di vanto di questo paese sia proprio anche e soprattutto quello dell'agricoltura, quindi del settore agroalimentare che molti nel mondo tentano di copiare a mal partito e molti hanno tentato di contraffare, anche se italiani, sempre per motivi naturalmente illegali. Ecco allora che anche qui bisogna far presto e tornare alle sane tradizioni. Far presto perché? Per motivi di salute, per motivi di identità, per motivi di sanità pubblica, perché nei mercati oggi c'è di tutto e questo di tutto che ci deve preoccupare. Quindi ringrazio l'Asso Sementi che ha voluto questo convegno qui all'Agro Service, il signor Cassinari, il dottor Cassinari, ma il presidente dell'Asso Sementi, il dottor Cardi, per aver voluto a Tolentino, oggi siete tantissimi, fare sviluppare questo tema estremamente importante, in una vallata altrettanto importante per l'agricoltura, perché qui noi abbiamo da Tolentino a Civitanova Marche, quindi a dove sbocca il fiume Chienti, fino al mare, 10.000 ettari di agricoltura intensiva. Quindi già qui potremmo porci un quesito importante: quale agricoltura, un'agricoltura di qualità o solo di quantità? Vedete quante cose sono nella nostra testa, ma quante cose dobbiamo riportare alla loro naturale, alla loro originalità. Io per esempio penso alla famiglia, penso alla scuola, penso, perché no, al nostro modo di comportarci, al nostro senso civico. Ma tornando e chiudendo, perché sennò la faccio lunga, qui ci sono argomenti molto più interessanti delle dichiarazioni di un sindaco appassionato del tricolore e delle radici di questo popolo. Qui ci sono argomenti importanti come la selezione di un seme. Nella nostra tradizione cristiana, nelle varie letture, si parla sempre di seme, il buon seme e il cattivo seme. Qui un po' ci riagganciamo. La terra è una madre perfetta, ma si arrabbia. Ma la natura si arrabbia quando noi la trattiamo male. Quando si arrabbia noi poi ci facciamo il buono, tutti, a partire dai sindaci che devono fare i piani emergenziali e tutto il resto. Siamo abituati a pensare che tutto ciò che un cittadino dovrebbe fare, un'azienda, per tenere l'ambiente curato e protetto, lo farà quello che viene dopo, magari per il profitto. Ma io credo, e lo sapete tutti ormai, che il profitto può arrivare ancora meglio, ancora di più, se ci comportiamo bene e facciamo i giusti percorsi. Magari ci vorrà un po' più tempo, ma nella vita, per raggiungere i traguardi, per fare le cose fatte bene, non bisogna avere fretta. E la scienza deve fare ciò che è più utile per il genere umano, non cibi transgenici o pomodori che pesano 5 kg, così facciamo prima, andiamo a prenderne, prendiamo uno, stiamo bene per 15 giorni, lo prendiamo a fetta. Ecco, allora, questo non è quello che dobbiamo fare. Non sta a me dirlo, io sono attento a questo tema, ho molti amici imprenditori anche qui della terra che io rappresento, che sono leader nel mondo dell'agricoltura, ma se lo sono e lo saranno ancora, è perché stanno anche loro
offrendo tutta la loro collaborazione, la loro forza, la loro mente e il loro cuore per far sì che tutto ciò torni ad essere autentico, originale, utile a una società che deve ritrovare se stessa. Oggi qui ci sono, e ne sono fiero, tante persone, tanti imprenditori, tanta gente che vuole questo e che ce l'ha scritto nel volto. E quindi da questo convegno, che non è uno che dei tanti convegni importanti che si svolgono magari in questo istante sulla terra, potrà nascere a livello di confronto e di buone intenzioni qualcosa di positivo, di veramente autentico, di cui magari domani le generazioni future potranno vantarsi, se siamo sufficientemente convinti e responsabili del ruolo che ognuno di noi deve ricoprire in questa società. Io vi ringrazio, vi do naturalmente il benvenuto, vi auguro buon lavoro, sarò qui con voi il tempo che potrò esserci e poi tornerò più tardi, perché so che il programma, diceva il moderatore, è un po' saltato. Magari dopo me lo racconta in camera, per cambi, così evito di venire più tardi a fare le pulizie, perché a sapere un programma la mia segreteria me ne ha dato uno, magari lui ne ha un altro, e quindi questo riguarda dietro le quinte. Quindi vi auguro buon lavoro e grazie ancora per aver scelto Tolentino per questo importantissimo momento. Grazie. Ringraziamo per il suo saluto, che non è stato solo diritto, ma appassionato della scuola, del suo comune, presente nel suo territorio e appassionato poi della materia. Quindi avete sentito, mi ha sottolineato il valore del seme della catena alimentare, quindi l'importanza. Entriamo nel vivo di questo convegno. Abbiamo comunicato a Gesti pochi istanti fa che abbiamo collegamento Grezza, da parte del Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Roberto Formigoni, che dovrà andare in onda tra pochi istanti. Prima di dare la parola al Presidente Giuseppe Carli, che entrerà, diciamo, poi tecnicamente in materia nella sua relazione introduttiva e attuale. Quando avete il collegamento, se per cortesia lo segnalate. Buongiorno a tutti, spero che possiate sentirmi, vi ringrazio per l'invito, ringrazio il Presidente Carli e tutti voi, grazie anche per aver accettato questa forma un po' inusuale di presenza mia e partecipazione al vostro convegno, di cui apprezzo particolarmente l'importanza. Voglio cominciare innanzitutto ricordando le numerose occasioni di collaborazione che abbiamo avuto nel corso di questi anni, nel mio ruolo di Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, ho sempre mantenuto una interlocuzione costante con Assosementi, abbiamo avuto numerose occasioni di confronto, rivelatesi sempre proficue e utili per me e per i miei colleghi senatori della Commissione Agricoltura. Più volte Assosementi è stata audita dalla Commissione del Senato su diversi temi. Ricordo alcune occasioni in particolare molto importanti, quando abbiamo discusso insieme sull'utilizzo di fitofarmaci, riconoscendo che l'utilizzo corretto di fitofarmaci è un'esigenza imprescindibile per l'intero comparto agricolo. Abbiamo parlato di glifosato, auspicando che l'Unione Europea assumesse una posizione corretta. Sul glifosato abbiamo voluto anche chiamare a portare la loro testimonianza scienziati e ricercatori italiani, e tutti hanno sottolineato l'innocuità del prodotto per l'uomo. Spiace dunque notare che il governo italiano non ha ascoltato i vostri suggerimenti, i nostri suggerimenti, suggerimenti alla Commissione del Senato, e abbia preso in sede europea una posizione di netta chiusura all'utilizzo del glifosato. Ma l'Europa è stata più salda dell'Italia, almeno in questo caso dobbiamo dire per fortuna ha vinto l'Europa, perché come noi dicevamo anche l'Europa ha riconosciuto che il glifosato, se correttamente impiegato, contribuisce a porre in essere quelle tecniche di semina con un ridotto impatto ambientale e rispondenti ai criteri dell'agricoltura conservativa del suolo.
Ancora permettetemi di ricordare che ci siamo confrontati, abbiamo lavorato insieme sulle nuove biotecnologie in agricoltura. Siamo convinti, voi e noi, che la ricerca scientifica sia una componente essenziale della crescita dell'agricoltura italiana. Noi non crediamo alle fake news, non crediamo alle facoltà di estremismi, agli ambientalismi estremistici di coloro che vorrebbero sostituire alla ricerca seria, approfondita, delle condizioni maturate, magari consultando rapidamente su internet siti che attengono più alla stregoneria che non alla scienza. E abbiamo visto l'importanza della ricerca, per esempio, nella costituzione di nuove varietà vegetali. Ma detto tutto questo, potrei ricordare tante altre occasioni di collaborazione. Permettetemi di dire che il nostro convegno di oggi è particolarmente importante, così come la vostra attività. Lasciatemi dire questo: parlare del seme è parlare del punto dove tutto ha inizio. Il seme è il punto dove tutto ha inizio, è quindi l'elemento più importante della catena. Questo vale in agricoltura come vale in molti altri campi dell'attività dell'uomo. E quindi dare attenzione al tema del seme, dare il massimo di supporto alla purezza del seme, alle garanzie attorno a questo elemento, significa dare certezze al cittadino e dare qualità alla vostra azione. La certificazione del seme è la garanzia per tutti che quel prodotto avrà il massimo della qualità. E sappiamo che oggi il tema della qualità è assolutamente il tema più importante che sta crescendo di importanza nella partecipazione dei cittadini. Purtroppo devo notare che questi elementi spesso sono dimenticati o sottovalutati, quasi come se il seme fosse considerato un elemento scontato, garantito per sempre, che non abbia necessità di un'attenzione particolare. Noi invece sappiamo che la prevedibilità e la certificazione hanno anche la finalità di consentire l'ammortizzazione dei costi dell'attività di ricerca sui sementi e pertanto sulla individuazione di specie varietali di sempre migliore livello. Noto infatti come anche nel settore delle sementi si ritiene quella criticità tipica della filiera agroalimentare italiana, criticità che è costituita da una scarsa integrazione dei diversi anelli della catena, il che può portare e porta spesso a squilibri nella produzione di reddito, differenziando l'acquisizione di reddito nelle diverse fasi e spesso penalizzando le prime fasi. Quindi, cari amici, io non voglio essere molto lungo nel mio dire, anche perché le modalità di ascolto vostre immagino non siano particolarmente confortevoli. Voglio ricordare come abbiamo collaborato anche un altro tema su cui è importante darsi da fare. Abbiamo lavorato insieme sul tema della biodiversità, sulla necessità di tutelare e valorizzare la biodiversità, che è un tema di interesse agricolo e agroalimentare particolarmente importante. Vorrei concludere questo intervento auspicando dunque grande successo al vostro convegno, augurandomi che abbiate da parte dei media specializzati non tutta l'attenzione che meritate, perché questo convegno mi sembra abbia come obiettivo proprio quello di evidenziare l'importanza del seme certificato come strumento di tracciabilità e di qualificazione delle produzioni. Io ritengo poi di essere d'accordo con voi anche quando l'occasione di sollecitare l'adozione di misure di incentivazione e di supporto all'utilizzo del seme certificato. Questo è un tema sul quale la prossima legislatura, quella che avrà origine dalle elezioni ormai vicine al 4 maggio, dovrà per forza dedicare attenzione, perché noi dobbiamo sempre più favorire l'impiego del seme certificato e quindi tendere a qualificare l'intero sistema produttivo.
So poi che siete anche impegnati nella realizzazione di accordi e intese di filiera, il tema che avete messo, che state mettendo l'attenzione a quello slogan interessante dal segno al piatto, che mi sembra è una comunicazione facile di quello che volete fare per il bene dei cittadini e dei consumatori italiani. Una volta di più, grazie per quello che state facendo, grazie per avermi invitato e migliori auguri per il vostro convegno e per il vostro lavoro. Grazie e un saluto a tutti voi. Grazie senatore. Grazie, mi sento ancora in linea? Pronto? No, non è più. Non più in linea. Vabbè, pazienza, volevo esercitare il mio mestiere, porre una domanda comunque. Purtroppo. È andato via, vabbè. Non è cosa. Allora, iniziamo i lavori sul piano tecnico. Presidente Carli, prego, si accomodi. Presidente Carli ci dirà perché il mercato agroalimentare avrà sempre più bisogno di semi di qualità. Partiamo da questa argomentazione, alle quali poi seguiranno due tavole rotonde, sono confermate, però con interventi, come avevo anticipato prima, un po' diversi rispetto alla scaletta che avete. Vi presenterò i relatori mano a mano che interverranno. Lascio la parola al Presidente Carli, prego. Bentrovati a tutti quanti, buongiorno anche da parte nostra, in attesa, è già arrivata. Volevo raccontarvi una storiella, ve la racconto lo stesso. No, innanzitutto volevo veramente ringraziare chi ha patrocinato questa giornata, quindi Regione Emilia-Romagna e Regione Marche. È veramente importante per noi avere questo tipo di supporto. Ringrazio ovviamente il sindaco, ringraziamo Tolentino che ci ospita, e il fatto che noi siamo qua oggi c'è un motivo particolare. Insomma, la Regione Marche è stata affetta da un problema mica da poco, un anno e mezzo fa, e sta lottando con caparbietà, il popolo marchigiano sta lottando, quindi sta cercando di risollevarsi da una situazione veramente molto pesante. E quindi noi volevamo dare il nostro piccolo contributo, quindi essere qua è un segnale di vicinanza e un piccolo contributo al vostro territorio. E un piccolo contributo, e poi c'è qualcosa che ci accomuna, perché anche noi oggi vogliamo ripartire, dare un messaggio molto forte, dare una ripartenza al seme certificato, al nostro lavoro, al nostro valore, e quindi insomma vogliamo accomunare questa cosa qui con voi. Quindi grazie a tutti, veramente quelli che ci hanno aiutato a organizzare questa giornata, questo convegno. Grazie a tutti voi che state partecipando e che darete il vostro contributo perché riesca nel migliore dei modi. L'altro giorno, vi ho promesso la storiella, quindi comincio con quella per rompere il ghiaccio. L'altro giorno ero in treno, io uso sempre, spesso uso il treno come, ma d'altra parte magari potremmo chiedere una sponsorizzazione da Trenitalia, se ci aiuta potremmo anche. Ero in treno e stavo leggendo una rivista del settore, il treno aiuta, perché per fortuna ogni tanto cade la linea del telefono, quindi aiuta. E un signore che avevo vicino, si vede che aveva voglia di parlare, mi fa: ma lei si occupa di agricoltura? Sì. E dico: mi occupo di agricoltura. E di cosa nello specifico? Mi occupo di sementi. Sementi, bene, ma com'è il vostro settore delle sementi? Insomma, io non avevo tanta voglia di parlare, quindi guardi, c'è un po' di crisi come tutti i settori, insomma ci stiamo dando da fare, stiamo crisi, sì certo, ma dovreste affrontare nuovi mercati per superare la crisi. Insomma, io lavoro per un'azienda sementiera e in effetti stiamo programmando anche lo sviluppo del seme in nuovi mercati, in mercati nuovi, al di fuori dell'Italia. Sì, mi fa lui, nel mercato del mio paese ci sono due bancarelle che vendono seme alla domenica mattina. Non era proprio il mercato che intendevo io, però insomma questo è quello che pensa la gente. Scusate perché non è l'aspirina quello che volevo prendere, ma volevo spiegarvi cosa ne sa la gente normale di un chicco di mais. Io adesso in mano un chicco di mais, ho un chicco, un seme di mais, di un ibrido che è stato selezionato in mezzo a 10.000. Ma cosa ne sa la gente normale di cosa c'è qua dentro? Quel signore che parlava con me, che era molto interessato,
A un certo punto ha ricevuto una telefonata, ha tirato fuori il suo smartphone, ha cominciato a parlare, e lì c'è la tecnologia, nello smartphone. Lì ci sono i circuiti, lì si va in internet, qua io non riesco ad andare su Google, eppure c'è una tecnologia applicata su questo seme che è impressionante. E adesso vi sto facendo vedere un seme di mais, che forse i primi sono anche riusciti a coglierne un po' l'aspetto, ma di questo non lo vedrà nessuno, non vedrà niente nessuno, neanche la prima fila. È un seme di colza, cioè qua dentro c'è ricerca, c'è innovazione, c'è sviluppo, c'è attenzione, c'è certificazione. Qui c'è un mondo intero di tecnologia, di sviluppo, qua c'è il futuro, ma la gente normale non lo sa, mentre io mi aspetto che tutta la gente che è presente qua lo sappia. Voi lo sapete che cosa è il seme, che cosa ci sta dietro, qual è il lavoro che si fa, lo sapete sicuramente. Insomma, questo era un po'... Allora, che cos'è il seme, che cos'è un'azienda sementiera, cosa vogliamo fare del seme certificato, cosa rappresenta il seme certificato? Rappresenta il futuro, è il futuro. Senza il seme certificato non andiamo da nessuna parte. Io credo realmente a questo. Il seme certificato è il primo anello della filiera, l'ho sentito dire anche prima, è il primo anello di una catena. Senza questo anello la catena si rompe immediatamente, non è una catena forte, non è una catena in grado di far girare, non è una catena in grado di dare il futuro al nostro pianeta, che tra un po' di anni raggiungerà i 10 miliardi di persone, ma lo vedremo anche dopo. Vediamo se riesco a interagire con la presentazione. Stiamo dimenticando qualcosa, quindi? Eh sì, perché si parla tanto di ricerca, anzi no, no, non è vero, si parla poco di ricerca, però comunque un po' di ricerca si parla. Si parla di produzione, si parla di stoccaggio, si parla di trasformazione, si parla del consumatore. Adesso uso sempre i miei effetti speciali, oggi sono in vena di far questo, portate pazienza. Leggevo in una rivista del settore pochi giorni fa un'alleanza per la filiera grano-pasta, eccezionale, è veramente un bel passo in avanti. Un altro sforzo, non sto scherzando, è uno sforzo in avanti, veramente un gran bel risultato. E leggo nell'articolo Paolo Barilla, presidente di Edepi, che dice: non sempre riusciamo a trovarlo in Italia, cioè il grano non ce n'è abbastanza, questa è matematica, tanto ne produco, tanto ne ho bisogno per fare la pasta, quindi non sempre c'è grano in Italia. E questo già mi dispiace un po', perché... Egitto e Turchia, dobbiamo stare attenti alla concorrenza più agguerrita di paesi come Egitto e Turchia, che la pasta hanno imparato a farla bene. E qua mi viene un po' un nodo alla gola, ci manca anche che mangio la pasta fatta in Egitto. Insomma, tutto è possibile. Il patto di filiera fa leva su 5 obiettivi: aumentare la disponibilità di frumento duro nazionale e di qualità. Secondo l'analisi del CREA, il 30% della produzione non è in grado di soddisfare i parametri qualitativi che servono per fare della buona pasta. Il 30%, tenete in mente questo dato che dopo lo riprendiamo. Incentivare l'agricoltura virtuosa con premi a chi raggiunge gli standard fissati anche sulla base di territorio, questo è il secondo punto. Concentrare l'offerta e censire i centri di stoccaggio. Stimolare formazione, ricerca e innovazione. Promuovere e difendere un'immagine forte della pasta italiana. Questi sono i 5 obiettivi che si propone questo patto di filiera, che ha messo insieme tutti gli attori, quasi tutti gli attori, perché ne manca uno, qua si legge di tutto, ma manca il seme, qua non si parla di seme, e questa, secondo noi, è un passo in avanti, ma è una occasione persa, che speriamo di poter riprendere velocemente. Rappresento Assosementi oggi. Assosementi è l'associazione che raggruppa circa 160 aziende sementiere italiane. Sullo stesso tavolo sono sedute le multinazionali che operano in Italia, ma sono sedute anche i gioielli delle sementiere italiane che operano in Italia e anche all'estero. Queste 160 aziende sono riunite in sezioni costitutori, cereali, colture industriali, foraggere, ortive, professionisti,
seduti attorno a un tavolo che cercano di far fronte alle problematiche, di svilupparle, di superare e di dare un futuro al settore. Associamenti parla con ESA, European Seed Association, e anche con ISF, International Seed Federation, quindi abbiamo anche un respiro internazionale, ci confrontiamo con i nostri colleghi europei e anche internazionali per cercare sempre di aprire, di essere aperti, di confrontarci, di creare nuovi spazi. Questa è Assosementi. E Assosementi è a favore dell'innovazione da sempre. Un seme, se non ha innovazione alle spalle, va poco lontano. Ve lo dimostra questa prima slide sul frumento: l'80% dell'incremento produttivo è venuto dalla ricerca, dall'innovazione. Quindi pensate che sviluppo impressionante che è riuscito a dare l'innovazione al seme. Quindi l'80%, poi ci sono altri fattori che hanno aiutato, come appunto i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari, anche un clima, ma l'80% è frutto dell'innovazione applicata al seme. E l'impatto è incredibile, l'impatto della ricerca è incredibile, perché il contributo è di oltre 14 miliardi di euro al PIL dell'UE. C'è anche questo un parametro importante. Miglioramento genetico che ovviamente dà poi alla fine, attraverso il seme, reddito, 9 miliardi di reddito nell'economia della nostra comunità europea. Un miglioramento genetico vegetale che garantisce occupazione e stabilità. E lo sviluppo è concreto, non sono solo parole, no? Non stiamo parlando di parole messe lì. È uno sviluppo concreto. Il miglioramento genetico col frumento ha portato a 32 miliardi di porzioni di pane in più. Cioè, sono numeri importanti, sono numeri che pesano, numeri che si fanno sentire. E lo scenario lo conoscete, ne avete sentito parlare, ne sentite parlare tutti i giorni, qualche punto un po' di più, qualche punto un po' di meno. L'ho accennato prima: nel 2050 saremo il doppio della popolazione. È un bel problema. E pensate, se avete un vicino che non vi è simpatico, nel 2050 ne avrete due vicini non simpatici. Cioè, sarà veramente un problema da affrontare. Come i cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici che li viviamo quotidianamente, giornalmente, no? Quindi li dobbiamo affrontare e dobbiamo superarli. Il miglioramento genetico ci permette di affrontare e di superare i cambiamenti climatici e la minore disponibilità di risorse naturali come le terre coltivabili. Noi dovremo produrre il doppio con la stessa superficie, quindi immaginatevi, abbiamo i nostri appezzamenti, i nostri terreni, noi entro quella data, per sfamare 10 miliardi di persone, se non vogliamo che ci mangino, no? Che ci mangiamo tra di noi, dovremo produrre il doppio e vi abbiamo fatto vedere e sappiamo come fino adesso siamo riusciti ad aumentare queste produzioni grazie al miglioramento genetico applicato al seme. Una ricerca, un miglioramento che l'uomo ha cominciato a fare da subito ha cominciato a prendere qualche spighetta bella e a riseminare quel seme, quindi una selezione che è cominciata migliaia di anni fa e che poi ovviamente ha avuto la grande svolta negli anni 60 con l'introduzione di nuove tecniche proprio di breeding, quindi siamo andati avanti per quella strada e siamo arrivati ai risultati che tutti conosciamo. E senza miglioramento genetico non ci sarebbe futuro, non ci sarebbero neanche le varietà antiche, perché sarebbe tutto antico, quindi non ci sarebbe neanche quello. E nonostante tutto questo, nonostante noi parliamo, ci sforziamo, nonostante noi cerchiamo di sottolineare e nonostante sia sotto gli occhi di tutti questo vantaggio, questa opportunità che abbiamo in mano, nonostante ci sia tutto questo, abbiamo un utilizzo di seme non certificato che è veramente rilevante. E se guardo il bicchiere dal lato pieno, direi c'è possibilità di migliorare. Abbiamo ampio margine di miglioramento. Il problema è che questo bicchiere da mezzo vuoto si sta svuotando ancora di più, perché c'è la tendenza ad incrementare l'utilizzo di seme non certificato e quindi andare nella direzione opposta a quella che ci ha permesso di arrivare fino ad oggi con i risultati che abbiamo visto fino a poco fa. Questo è il problema.
Il teosinte, la pianta originale del mais, è bellissima da vedere, guardatela, è veramente è emozionante. Io la vedo ogni anno perché nella nursery della ricerca della nostra azienda viene piantata qualche seme, non sarà proprio il teosinte originale di qualche milione di anni fa, però qualcosa di simile, è veramente bella. C'è una spighetta, una piccola spighetta coperta dalle glume, e questa era il mais di qualche migliaio di anni fa, e questo è l'ibrido moderno che riesce a portare, a soddisfare, a portare reddito, a soddisfare la fame, ed è quella anche che ha aiutato, no, una parte dell'Italia a uscire dalla fame nel dopoguerra. Bene, bello, ma non possiamo restare ancorati all'emozione del teosinte. Vediamo cosa è successo col frumento, no? Sempre per parlare di seme certificato, come negli anni si sia riusciti a produrre, questa è la linea delle sementi, della produzione delle sementi e l'utilizzo del seme, e il seminativo, scusate, come si è riusciti ad arrivare a un certo punto ad avere quasi 100% di seme certificato utilizzato, e questo è stato importante, questo ha aiutato l'innovazione, ha aiutato il nostro paese. E dopo come? A causa di scelte diverse, non voglio usare altri termini, scelte diverse, la forbice ha cominciato, dopo Agenda 2000, a riaprirsi e a portare allo scenario di cui oggi stiamo discutendo, la mancanza di utilizzo di uno strumento in grado di sostenere il futuro del nostro paese, il futuro dell'umanità. Le conseguenze sono esattamente queste: produzione agricola a rischio di patogeni, perché un seme che non è tracciato, non è certificato, è rischioso dal punto di vista sanitario, la qualità è minore. Prima vi leggevo, il CREA diceva 30% del grano non è di qualità sufficiente, e noi casualmente abbiamo un 50% di utilizzo del grano duro che non è, di seme di grano duro che non è certificato. Ci sarà qualche motivo, no? Per cui andiamo incontro a una minore qualità. Assenza di tracciabilità e apertura alle frodi, apertura al commercio illegale. Questa è la grande conseguenza. Meno risorse per ricerca e sviluppo. Chi è che finanzia la ricerca se non c'è un seme certificato in grado di portare le risorse e quindi di continuare a dare carburante agli istituti, alle aziende che investono in ricerca? Dove le troviamo i fondi per fare questo se non c'è seme certificato? Minori resi, qualità di raccolti, scadimento del valore industriale delle partite. E quindi ecco che stiamo attenti, perché veramente ci arriva la pasta dall'Egitto se noi continuiamo su questa strada. Quindi, per essere concreti, cosa fare? Cos'è che possiamo chiedere noi oggi? Cos'è che possiamo chiedere ai tavoli che avremo e discuteremo dopo? Cos'è che possiamo chiedere a noi stessi? Dov'è che possiamo andare a ragionare? Beh, a livello di filiera, concepire la tracciabilità. Bisogna partire dal seme certificato. Io non so che altri esempi usare per far capire questo. È come se la Ferrari andasse al Gran Premio senza le, con le gomme, no, che piove, senza le gomme da pioggia, no? È come se la Ferrari non investisse nella ricerca applicata, è come se la Ferrari non partecipasse al Gran Premio. Ecco, io credo che non utilizzare seme certificato sia questo, sia come una Ferrari che non partecipa. Non partecipa, come farà a vincere la Ferrari se non partecipa? È praticamente impossibile. Questa è la mancanza del seme certificato, questo è che andiamo incontro. Informare i consumatori è una questione di cultura. Il mio interlocutore in treno non è mica colpa sua se non sa, se non è un esperto di seme certificato o di sementi. Poi è stato anche fortunato perché gli è suonato il telefono, altrimenti aveva vinto un corso di formazione accelerato fino a Roma, lo avrei impallinato e sarebbe uscito parlando esclusivamente di seme certificato e dell'importanza della ricerca. Ma magari nel prossimo viaggio lo becco di nuovo. Contribuire a creare la cultura della qualità che veda nel seme un ulteriore valore aggiunto. Il seme non è un costo, il seme non è una spesa, il seme certificato è una spinta in più, è una marcia in più, è l'unica possibilità che abbiamo per arrivare a quei risultati che noi vogliamo ottenere.
e a livello di istituzioni? Certo, identificare un mercato più specializzato, questo è quello che chiediamo. Chiediamo a livello di istituzioni di stimolare gli accordi di filiera, è importantissimo l'accordo di filiera che ho fatto, è sicuramente importante. Noi incentiviamo, vogliamo questi accordi di filiera, a patto che ci sia ovviamente il seme del mercato. E poi a livello di istituzioni chiediamo un'estrema attenzione alla contraffazione, a tutto quello che sta accadendo nel nostro mondo e che impedisce ovviamente di utilizzare le risorse poi a ricaduta da investire nella ricerca, quindi lotta alla contraffazione rispetto delle leggi. Questa è gratis, ve la regalo e la portate a casa. Il significato è abbastanza eloquente. Io chiudo dicendo, ma cosa diciamo noi quando usciamo da qua, a quei 20.000 ettari di seme, di produzione di seme certificato che abbiamo in Italia? Cosa gli andiamo a dire se non troviamo una soluzione? Cosa andiamo a dire a quei 15.000 agricoltori che sono diventati dei professionisti, di tecnici specializzati e che fanno seme, producono seme che poi viene certificato? Cosa andiamo a dire a sta gente se noi non troviamo la soluzione oggi? Cosa andiamo a dire al mercato? Cosa andiamo a dire al futuro dell'Italia se noi non troviamo una soluzione a questo problema? Io non sto esagerando, assolutamente. I risultati che abbiamo ottenuto fino ad oggi sono stati dovuti grazie al miglioramento genetico applicato al seme e grazie quindi alle risorse che il seme è riuscito a reindirizzare nel miglioramento genetico. Noi oggi stiamo leggermente vivendo di rendita, ma la stiamo interrompendo. Cioè noi stiamo interrompendo questo flusso, se noi non troviamo delle soluzioni oggi, per questo che prima ho detto, da qua si riparte, oggi sementieri, da qua si riparte da questo punto. Se noi non portiamo a casa delle azioni concrete a tutela del seme certificato, noi ci facciamo rubare il futuro. Quindi io spero veramente che ci siano delle risposte e che ci sia una voce comune alla fine di questo incontro che ci possa permettere poi di andare fuori. La prossima volta che incontro qualcuno in treno non gli dico che mi occupo di sementi, io dico mi occupo di alta tecnologia applicata al seme e me lo porterò in tasca. Poi se mi incontrate la prossima volta chiedetemelo, io vi tiro fuori un seme da qualsiasi tasca della mia giacca. Grazie. Solo l'ultima cosa, è una bella cosa, un'altra aggiunta. Abbiamo parlato prima anche con Asseme, col professore e con il presidente Pietro Scelfo, abbiamo condiviso tutte queste tematiche, siamo in linea, siamo allineati, siamo d'accordo. Quindi anche questo è un bel risultato, già un bel primo risultato che porta questa iniziativa. Grazie. Grazie Presidente Carli, che ci ha introdotto, ci ha accompagnato, diciamo, con la sua descrizione anche in modo molto quasi gergale, permettetemi, diciamo, su questioni tecniche di particolare importanza. E adesso andremo attraverso le due tavole rotonde, diciamo, a segmentare un po' le parole chiave che il Presidente ci ha descritto, ci ha raccontato. La prima tavola rotonda è confermata, il tema è slogan tracciabilità e seme certificato, valore aggiunto per i produttori, garanzia per i consumatori. Quindi già qui vediamo ci sono, non sono soltanto parole, danno l'idea di come questa filiera vada assolutamente rinsaldata. Purtroppo il Presidente nella sua parte introduttiva ha sottolineato come in un recentissimo incontro dei giorni scorsi non si era fatto assolutamente cenno alla presenza dei sementieri, degli operatori della filiera sementiera lungo la filiera della pasta. Purtroppo questa è una grave mancanza effettivamente che il Presidente ha colto e che vi ha riferito qui in diretta.
Prima tavola rotonda, chiamo nell'ordine i relatori, prego di accomodarsi uno alla volta. Angelo Frascarelli è professore associato all'Università degli Studi di Perugia, tutti lo conoscono, è un grande conoscitore della politica agricola comune, che sentiremo, diciamo, ha avuto una sua sicura importanza, prego professore. Una importanza, ce l'ha fatto vedere anche in una slide il presidente Carli, come in un passaggio dal politica agricola comune, diciamo per motivi tecnici che spero che adesso il professore ci racconterà, praticamente non è stato più obbligatorio dichiarare ricorso a cementi certificati. Questo chiaramente ha portato ad un'inversione di tendenza nell'utilizzo di queste sementi appunto riconosciute, tracciabili e certificate. Vado oltre perché sennò entro nel tema dei relatori. Michele Pisante è del Consiglio d'amministrazione del CREA. Il CREA, come immagino tutti voi sappiate, è il centro di ricerca, prego, si accomodi dove vuole, centro di ricerca di economia agraria, centro di ricerca, braccio operativo del Ministero delle Politiche Agricole, è praticamente la ricerca. La ricerca pubblica in Italia, da lui sentiremo a che punto è la ricerca per sostenere la filiera delle sementi. Terzo relatore dovrebbe, uso condizionale perché non l'ho visto ancora, essere il presidente di Federbio, Paolo Carnevolla, non so se sia nel frattempo arrivato, evidentemente non ne vedo tracce, vabbè, vado oltre, speriamo che ci raggiunga nel frattempo. Quarto relatore, sempre di Assosementi, abbiamo Giampaolo Piubello, prego di accomodarsi. Poi, in rappresentanza del Convase, Consorzio per la valorizzazione delle sementi, Eugenio Tassinari, eccolo, e Stefano Barbieri, in rappresentanza della SICASOF, che adesso sentiremo, ci racconterà esattamente che cos'è la società, prego, e quale ruolo svolge nell'arco della... diciamo lungo questa filiera. Allora, abbiamo sentito, ho provato a spendere due parole di molto riassuntive e vediamo chi manca ancora. No, non guardate questa scaletta perché qualcuno mi segnala il colonnello Salvatore Paiano, lo facciamo parlare dopo, nella seconda tavola rotonda. Quindi per il momento ci fermiamo qui. Allora, io darei subito la parola al professor Frascarelli. Prego, si accomodi. E ci racconti che cosa è successo ad un certo punto in una delle tante riforme della politica agricola comune e quali danni hanno portato le scelte che sono state fatte nel quadro di queste riforme al settore sementiero. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Il presidente Carli aveva fatto vedere una diapositiva in cui mostrava che dopo Agenda 2000 c'è stato un crollo del seme certificato. E allora perché è successo questo? È successo questo perché fino a una certa fase della politica agricola comune c'era un aiuto accoppiato, un obbligo a chi produceva semente certificata. E allora anche la domanda di Massimo Agostini mi dice: ma forse abbiamo sbagliato? Forse è stato fatto un errore a togliere quel sostegno. Ecco, secondo me questa è una strada sbagliata. Non è questa la strada per affrontare il tema di oggi, cioè quello, i vantaggi del seme di qualità come Carli ci ha fatto vedere prima. Non è quello dell'aiuto accoppiato. Ormai gli aiuti accoppiati fanno parte del passato, una storia del passato. Se voi pensate ancora di insistere su questa strada, penso che andate in un circolo, in un vicolo cieco. Secondo me bisogna puntare su altre cose, perché quello che ha detto Carli è importante, però quello che ha detto Carli chi lo deve fare? Chi è che deve dimostrare che il seme è utile? Chi lo deve dimostrare? Mi sembra che venga lasciato un po' nell'aria. Cosa dobbiamo fare? Io propongo tre cose. La prima è che bisogna fare un lavoro di carattere politico, istituzionale, sicuramente sì. La seconda di carattere economico, anche i sementieri devono fare un po' di economia, secondo me hanno solo pretesa di rendite, scusate questa mia provocazione, bisogna dimostrare i vantaggi economici. La terza, bisogna comunicare ai cittadini quello che Carli ci diceva prima. Allora partiamo dal primo punto, molto velocemente. Il primo punto è a livello istituzionale
è giusto che le leggi si rispettino. E oggi c'è una normativa, c'è sempre stata una normativa, che dice che il costitutore ha dei diritti esclusivi. Dopodiché c'è tanto un regolamento dell'Unione Europea, che è il regolamento 2100 del 1994, che dice che si possono riutilizzare le sementi aziendali in base alla regola del principio del privilegio dell'agricoltore, cioè l'agricoltore può riutilizzare la semente aziendale, ma questa remunerazione del semente aziendale, perlomeno per gli agricoltori grandi, c'è una definizione di piccolo e grande agricoltore che adesso non vi sto ad annoiare, che dice che si può riutilizzare la semente aziendale, ma l'agricoltore è tenuto a corrispondere al costitutore un'equa remunerazione. E gli stati membri, gli stati nazionali, sono responsabili dell'applicazione di questa norma. Ora, cosa succede normalmente in Italia? Che questa norma non la rispetta nessuno. Quindi, secondo me, il primo punto fondamentale è ritornare a una situazione di legalità. Non è tanto chiedere un sostegno accoppiato o un privilegio come era nella vecchia PAC con l'obbligo del grano duro certificato, di cui devo dire che il mondo sementiero non è che ne ha fatto proprio un utilizzo di quella norma particolarmente virtuosa, sono state imprese sementiere virtuose, altre meno virtuose. E quindi non è quella la strada è rispettare questa norma fondamentale che è il diritto del costitutore. E allora da questo punto di vista stiamo facendo un lavoro con Assosementi, che secondo me è molto interessante, è quello di dire: ma già c'è uno strumento nella PAC che obbliga l'agricoltore a rispettare delle norme, che si chiama condizionalità. Molti agricoltori, molti tecnici conoscono che cos'è la condizionalità. La condizionalità sono una serie di norme per cui ti dice: tu caro agricoltore, prendi un aiuto dalla PAC, pagamenti diretti, ma questi aiuti della PAC sono soggetti alla condizionalità, cioè devi rispettare la botte del gasolio che sia a norma, la legislazione sui fitofarmaci, la legislazione sul benessere degli animali, il registro di stalla, il registro di campagna, devi rispettare la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli. L'obiettivo che ci siamo posti con Assosementi è quello di dire: devi rispettare anche la norma sementiera. E siccome tutti gli agricoltori, quando fanno la domanda alla PAC, dichiarano con... e firmano una domanda in cui dicono: su questa particella c'è il grano, su questa c'è l'avena, su quest'altra c'è l'orzo, diventa anche abbastanza facile fare un controllo. Ecco, quindi da questo punto di vista si può perseguire, a mio avviso, questa strada. Se la vogliamo perseguire, la dobbiamo perseguire subito, perché già è uscita una comunicazione sulla PAC dopo il 2020, il 29 novembre 2017 già l'Unione Europea ha già fatto un documento sulla PAC dopo il 2020, e il 27 giugno 2018, quindi fra 6 mesi, ci saranno addirittura le proposte legislative. Quindi Bruxelles sta andando velocissimo per la PAC dopo il 2020, e quindi se noi ci vogliamo inserire lo dobbiamo fare adesso, e a mio avviso è una proposta ragionevole. Come si chiede agli agricoltori che per prendere il sostegno alla PAC rispettano la direttiva fitofarmaci o quella sul benessere degli animali, ci può essere anche questa nei cosiddetti criteri di gestione obbligatoria. Poi non entro più negli aspetti tecnici. La seconda questione che vorrei trattare è il fatto che in Italia, ma questo il collega professor Pisante ne parlerà meglio dopo di me, ha bisogno di una politica sementiera. Il settore sementiero è sempre stato trascurato dalla politica di questo nostro paese. Qui ci sono dei politici importanti, io chiedo conferma se è vero o no, ma perché? Perché un po' è il problema che ha oggi l'Italia ha il problema che i voti si prendono se domani dimostri aver fatto qualcosa. Investire in un settore sementiero, quando si ottengono i risultati? Fra 10 anni? 15 anni? Un po' come qui siamo a Tolentino, c'è la superstrada Civitanova Foligno, no? Che è una cosa straordinaria, tutti quanti lo riconosciamo, ma chi è che dà un voto in più a chi l'ha finanziata? È stata finanziata, se non ricordo male, nel 2001, quando c'era il governo Berlusconi, ma l'ha inaugurata il governo Renzi dopo 16 anni, se non vado errato. E questo è un po' il problema che abbiamo in Italia, cioè le politiche di lungo periodo non portano voti, e quindi di conseguenza nessun politico ci si impegna. Noi dovremmo invece essere lungimiranti a capire che investire sul settore sementiero non porterà vantaggi fra un anno,
ma porterà vantaggi fra 10-15 anni, ma se non facciamo questo tipo di investimenti, quindi non abbiamo futuro. Quindi Ministero, politica, deve mettere al primo posto, per le ragioni che diceva prima Carli, una politica del settore sementiero. Avremo un nuovo governo, speriamo a breve, e quindi questo bisogna fare un'azione. Quindi un'azione a Bruxelles sulla PAC, a mio avviso, su questo aspetto della condizionalità, un'azione a livello nazionale per avere una politica sementiera, una strategia adeguata, ma questo ne parlerà il collega Pisante. La secondo argomento che mi veniva chiesto era: con l'agricoltura di precisione è importante il seme certificato? Sì, è evidente, è un fatto inevitabile. Con l'agricoltura di precisione noi andiamo a distribuire meno sementi. Quindi prima, quando non c'era l'agricoltura di precisione, l'agricoltore dice: utilizzo quella aziendale, magari ce ne metto il 20% in più, perché quella aziendale non è così performante come quella certificata. Ma con l'agricoltura di precisione noi possiamo, dobbiamo andare a utilizzare. Se utilizziamo la precisione nella meccanizzazione, tanto più utilizziamo la precisione nei mezzi tecnici che siano il massimo delle performance. Quindi a mio avviso con l'agricoltura di precisione sicuramente il settore sementiero ne verrà avvantaggiato. L'altro argomento che vorrei trattare è un po' quello accennato prima Presidente Carli, è la questione del semente certificato e filiere tracciate. Io la vedo un po' leggermente diversa da quello che diceva il Presidente Carli. Non è che il Ministero che obbliga le filiere a utilizzare il semente certificato, è le ditte sementiere che vanno dai quelli della filiera a dimostrare il vantaggio. Cioè noi dobbiamo fare al Ministero per far rispettare le leggi, ma poi dal punto di vista economico dobbiamo andare dagli imprenditori, industria, agricoltura, imprese di stoccaggio, a dimostrare i vantaggi economici delle sementi certificate, non pretendere che il Ministero imponga qualcuno a fare qualcosa. Dobbiamo dimostrare che le sementi certificate portano dei vantaggi. Li portano dei vantaggi? Assolutamente sì. L'agricoltura nei prossimi anni sarà tutta, l'agricoltura italiana, tutta con filiere tracciate, perché ciò che non è tracciato, ciò che non è distintivo, non conviene più farlo. Penso che dopo 2 anni, 3 anni di prezzi così bassi abbiamo capito che il confronto mondiale non può essere sulle commodity, deve essere sulla distintività. Per fare la distintività la semente certificata è fondamentale. Ecco, quindi noi, e a mio avviso questo settore ha un grande futuro, ma è un grande futuro perché può dimostrare che vale in una filiera certificata, non vale perché la politica ti dà una rendita che poi normalmente non si utilizza neanche bene. Quindi a mio avviso questi aspetti: una regolamentazione più chiara che faccia rispettare le leggi, una semente certificata che va di pari passo con l'agricoltura di precisione, l'agricoltura di precisione crescerà, e una semente certificata che con le filiere tracciate, dimostrando il valore, non può essere diversamente, perché non potremo fare filiere tracciate senza dimostrare che c'è anche una semente certificata, noi possiamo avere un grande futuro se andiamo in questa direzione. L'ultimo accenno: i vantaggi che diceva prima il Presidente Carli bisogna comunicarli, non bisogna pretendere che qualcuno lo faccia per voi, per noi, dobbiamo essere capaci di comunicarlo, quindi una comunicazione, lavorare di più nella comunicazione è fondamentale. Grazie. Scusate. Grazie professor Frascarelli. Professor Pisante, la ricerca pubblica che cosa ha fatto fino adesso, diciamo, di importante per il settore sementiero, e soprattutto cosa potrà fare? Abbiamo sentito il professor Frascarelli che comunque i tempi sono molto lunghi, servono investimenti, e a fronte di investimenti comunque i risultati si cominciano a vedere in là negli anni. Giustamente vuole sottolineare questo aspetto e cercare di capire cosa possiamo puntare con gli strumenti che attualmente abbiamo a disposizione in Italia. Grazie. Dunque grazie, innanzitutto grazie ad Assosementi per l'invito in rappresentanza del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conosciuto per gli addetti al settore come CREA. È un motivo importante, ecco, comunicare in itinere le attività di ricerca che noi proprio
negli ultimi 2 anni abbiamo allestito con una prospettiva che è di medio e lungo periodo. E anche l'interlocuzione con Assosementi è rivolta innanzitutto a delineare delle attività di ricerca che non solo devono tendere a migliorare i rapporti nella complessità delle filiere agroalimentari, ma uno degli aspetti più importanti è che noi abbiamo messo in campo attività di ricerca sia a supporto del breeding ordinario che svolgiamo in quanto ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ma soprattutto un aspetto è che nelle nuove attività noi abbiamo creato delle piattaforme di fenotipizzazione che addirittura rispetto a quello che diceva anche il professor Frascarelli, non solo riusciremo a distinguere le specie coltivate attraverso immagini satellitari, ma addirittura avendo la firma spettrale delle varietà riusciremo a supportare tutti questi processi di certificazione, di controllo e di tracciabilità e rintracciabilità di filiera. Ritengo, e questo non solo sulla base delle attività che il CREA ha messo in campo per il prossimo futuro, condiviso con tutti gli assessori regionali all'agricoltura d'Italia, ma ritengo che il CREA abbia definito un rapporto importante con le associazioni imprenditoriali e mi fa piacere che qui poi si avvicenderanno anche i rappresentanti delle maggiori associazioni dei produttori, perché uno degli aspetti a cui rivolge la sua attenzione il CREA è di qualificare il rigore scientifico dell'attività di ricerca, ma di essere di prossimità degli utilizzatori. E in effetti i limiti che noi abbiamo accumulato nel recente passato è che molte delle attività non erano direzionate rispetto a quello che invece la filiera o quella specifica attività richiedeva, e per cui molti di questi risultati non erano coerenti con le necessità immediate. E non ultimo, l'aver sottoscritto o proposto degli accordi di filiera che non partano dal seme scaturisce proprio da questa esigenza. Ma io qui ho ritrovato un documento che avevo redatto il 4 ottobre 2008 a proposito dei rapporti di filiera, questo nell'ambito delle giornate Assinger, e questa l'avevamo proprio tenuta a Foggia il 4 ottobre 2008. E purtroppo vuole dire che in 10 anni non è cambiato nulla, Presidente Carli, e questo non è cambiato perché l'interprofessione, oltre ai buoni intenti, non ha mai messo in campo effettivamente le azioni. E su questo l'ulteriore dimostrazione è che anche i nuovi accordi di filiera, perché di colpo l'industria agroalimentare italiana si rende conto che l'approvvigionamento delle materie prime purtroppo è a rischio e lo sarà ancora di più, non si rendono conto che l'ulteriore crisi verrà proprio dalla marginalizzazione di quelle che sono il patrimonio varietale italiano e soprattutto il rinnovamento del patrimonio varietale. E su questo fa il paio anche con l'intervento introduttivo del sindaco, che addirittura e giustamente l'opinione collettiva pone ancora una contrapposizione tra quantità e qualità delle produzioni. Per molto tempo qualcuno ha detto basta produrre, dobbiamo produrre qualità. Io sono un professore di agronomia e devo dire che il primo parametro della qualità è la quantità, e in alcune filiere addirittura all'aumento della quantità corrisponde un miglioramento dei parametri qualitativi. Allora, se non sgombriamo il campo innanzitutto da questi dogmi, allora tutti gli accordi necessari, indispensabili, vengono meno, perché ciascuno vuole salvaguardare il suo piccolo campo. Nel 2008 noi parlavamo di patto di stabilità delle filiere a partire dal seme, cioè che tutto quello che una filiera qualsiasi italiana che andasse fuori dalle commodity ma andasse verso le opportunity, appunto per mediare un termine anglosassone, dovesse poi restituire sul seme gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo. Devo dire che, a parte la piccola parentesi della
riforma più imponente del CREA che è avvenuta negli ultimi due anni, gli investimenti in ricerca nel settore agroalimentare sono il 50% di quella che è la media di tutti gli altri comparti produttivi e siamo al penultimo posto a livello europeo, solamente prima della Romania. Allora, in tutto questo contesto, oggi il CREA invece ha messo in campo non solo la valorizzazione delle attività di breeding sia sulle specie vegetali, erbacee e anche arbustive ed arboree, ma soprattutto ha messo in campo dei nuovi sistemi di controllo e di certificazione, i cui frutti chiaramente li vedremo nell'immediato futuro, accogliendo tutti gli operatori del settore, la possibilità che in questa fase di transizione ci siano anche delle difficoltà oggettive per un passaggio o un sistema che farà grande uso di supporti digitali con la massima trasparenza che questo richiede sia per i sementieri sia per i consumatori, ma anche noi della ricerca che da questo rapporto di reciprocità potremo trarre vantaggi per utilizzare le scarse risorse disponibili sempre in modo più efficiente. Ma un ulteriore commento lo voglio fare anche sugli aspetti di come nell'opinione degli agricoltori risparmiare sul seme può significare avere un maggiore profitto colturale. Questo è un modello che chiaramente nell'immediato futuro non avrà possibilità di successo, perché con l'evoluzione delle tecnologie di precisione, se noi oltre a quella firma spettrale riusciremo a garantire quali sono i fabbisogni di nutrizione di quella varietà e quindi di poter calibrare anche gli interventi di fertilizzazione e di difesa, probabilmente daremo un ulteriore vantaggio all'intera filiera. L'importante anche qui è non criminalizzare gli input, come se avere delle produzioni a limitati input siano migliori di quelle che invece fanno un uso razionale di tutte le risorse a nostra disposizione. Vi ricordo che su questo l'immagine degli anni 80, quando si irrigava un vigneto, è che all'acqua corrispondeva un peggioramento della qualità. Noi oggi invece dobbiamo pensare che per importanti filiere e considerando il cambiamento climatico in atto, gli input chimici sono indispensabili. Chiaramente un uso razionale è necessario altrettanto, ma questo grazie alle tecnologie di precisione non solo potremo dosare meglio, ma dare la dose giusta nel momento giusto, cercando di ottenere poi quel risultato qualitativo che l'industria di prima o seconda trasformazione ci chiede sempre con maggiore precisione, appunto, e con maggiore qualità. Grazie. Ringraziamo anche il professor Pisante, che cosa voglio dire, ha sottolineato diversi aspetti, tra cui comunque quello che un osservatore esterno nota subito le parole. Purtroppo la ricerca in Italia non è ancora abbastanza tenuta in considerazione, gli investimenti da parte dei governi che si sono succeduti nel corso degli anni sono sempre stati risicati se non inesistenti, e avete sentito l'Italia ormai al penultimo posto in Europa per investimenti, ho sentito bene, nel settore agroalimentare, quindi questo è piuttosto un aspetto desolante, speriamo nei governi futuri che stanno per arrivare. Gian Paolo Piubello, presidente della sezione costitutori di Asso Sementi, mi faccia capire, sto pensando a una slide che ho visto prima spiegata dal presidente Carli, una specie vegetale così importante, cioè il frumento duro in particolare, che serve per fare la pasta, così un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy, di cui ci riempiamo la bocca, riempiamo i giornali, eccetera, eccetera. Abbiamo visto che ormai si usa semente certificato per il grano duro solo il 50%. Tutto il resto viene preso dove? Sì, effettivamente è un grosso problema che sta continuamente evolvendo con gravi problematiche nel settore. È chiaro che l'uso del seme aziendale provoca diverse ricadute. Diciamo però, per essere abbastanza concisi, visto che i predecessori hanno parlato largamente molto bene, inutile che vada a ripetermi, diciamo che questa volontà di utilizzare il seme aziendale pensando di risparmiare è una cosa da sfatare assolutamente, che spesso porta a produzioni scarse
inefficienti e che l'industria, che la trasformazione non accetta. È chiaro che è un cane che si morde la coda qua. Quindi diciamo che per essere proprio puntare su 2 o 3 punti, la mancanza del seme certificato innanzitutto porta alla mancanza di tracciabilità. Pensate che il seme certificato parte un anno prima della produzione, quindi noi allunghiamo, se vogliamo, di un anno la tracciabilità del prodotto. Quindi la filiera che parte dal prodotto raccolto la posso vedere un anno prima. Posso sapere dove è stato coltivato, cosa è stato fatto, che trattamenti abbiamo fatto, quindi maggior sicurezza di questa non c'è. Quindi se noi togliamo il seme certificato andiamo a privare il cittadino di una garanzia in più. Quindi se vogliamo sostenere il vero Made in Italy dobbiamo partire dal seme certificato, ritornare al seme certificato. Legato poi al seme aziendale, spesso manca anche la sanità, con il seme aziendale ci portiamo le malattie. Prendiamo per esempio non il grano, ma una cosa importante, la soia, una delle colture primarie nel settore italiano. La soia ha grossi problemi di sanità, utilizzando quel prodotto, il prodotto aziendale ci portiamo dentro anche le malattie, la diaporte, la sclerotinia. Sul riso ci portiamo anche lì delle malattie. Quindi non considerare questo, facciamo un grossissimo errore. Le istituzioni devono pensare anche a questo. Tornando alla soia, in Italia e in Europa è vietato l'OGM, però l'OGM entra perché viene consumato in Italia e in Europa. Ma se l'agricoltore per seminare il suo campo di soia va da un centro di raccolta, da un commerciante e prende 10 quintali di semi di soia, chi mi garantisce che quel semi di soia è di provenienza italiana o provenienza estera? Spesso il seme di soia estero è molto bello, bellissimo, sembra una perla, viene voglia di seminarlo, però è OGM. Allora come la mettiamo? Con la tracciabilità, con le garanzie? Il settore sementiero, se mette in commercio un chicco di seme OGM, è soggetto a gravi sanzioni, c'è il penale. E questi agricoltori sono liberi di seminare quello che vogliono? Cerchiamo di far rispettare le regole. Altra cosa, come diceva prima i vari relatori, ma se l'industria, se il sementiere, se la ricerca non ha i mezzi per lavorare, per andare avanti, c'è un impoverimento pazzesco. Fra qualche anno non avremo più nulla, non c'è più evoluzione. Non potremo portare in 15 anni, come ha detto il nostro Presidente prima, un aumento dell'80% della produzione di cereali a paglia. Questo direi che sono poche cose. Mi ripeto con gli altri relatori, ma sono queste da considerare: tracciabilità, sanità e mancanza di risorse per il futuro. Grazie anche a lei, Presidente Pichello. Eugenio Tassinari, Presidente di Convase, Consorzio per la valorizzazione delle sementi. Da quello che ho capito, tra le cose che sono state messe sul piatto fino adesso, che c'è anche un problema normativo. Cioè le norme, diciamo, che regolamentano il settore delle sementi non sono sufficientemente adeguate per la crescita, per il rafforzamento del settore. Parto da una domanda un po' generale, ma se vuole, diciamo, spiegarci perché, se è un problema di normativa a livello nazionale o discende dalla normativa comunitaria. È bene chiarire questo, a mio avviso, già dall'inizio, quando si parla di normativa dell'attività sementiera, che non c'è altra attività che sia normata come l'attività sementiera. Neppure la produzione e la commercializzazione dei farmaci, quelli che noi utilizziamo per la nostra salute, sono così normati, così tracciati, così seguiti come prevede la normativa sementiera. Questo è indiscusso. Per ottenere la possibilità di commercializzare un farmaco, l'industria che vuole commercializzare quel farmaco chiede la registrazione, l'autorizzazione al Ministero della Sanità con delle descrizioni, delle caratteristiche di questo farmaco, supportate da dei test di prova, di analisi, validate da degli enti terzi. In un anno e mezzo, una società che produce dei farmaci ottiene la registrazione, la possibilità di commercializzare quel prodotto, ed è obbligata soltanto a produrre e a commercializzare il farmaco
come è stato descritto, riportato nella richiesta di autorizzazione alla commercializzazione. Ciò è molto più complesso, è molto più complicato per un seme, per una varietà. Per ottenere la possibilità di commercializzare una varietà servono un po' meno di 2 anni e mezzo. Se prendiamo il cereale, noi le domande per poter ottenere quella registrazione la iniziamo più o meno a agosto. Se tutto va bene, dicembre di 2 anni dopo, quindi quasi 2 anni e mezzo, otteniamo la registrazione di quel prodotto, di quella varietà. E i controlli non li effettua e non ci si accontenta, giustamente, il Ministero di ciò che dà di indicazioni la società che ha prodotto e costituito questa varietà. Li svolge lui, le affida al CREA e sulla base di quei risultati, di quelle prove, la varietà può essere o meno autorizzata alla commercializzazione. Ma tutto non finisce qui. Per poter commercializzare quel prodotto deve essere certificato. Il CREA certifica il prodotto, non certifica il processo produttivo, ma certifica quel prodotto, quel lotto. Quel lotto parte, la certificazione di quel lotto, l'amico più bello, il collega più bello si è dimenticato, ha parlato dell'ultima frase, come continuazione. No, parte il controllo 3-4 anni antecedenti a quello che sarà il prodotto che sarà messo in commercio. Quindi voi pensate qual è il sistema controllo di gestione di tutto che ci sta dietro al seme. Che cosa è avvenuto in questi anni? È avvenuto che questo sistema di certificazione, di autorizzazione all'attività di produzione del seme, non si è mai modificato, non si è mai ammodernizzato, non ha mai subito nessun aggiornamento in termini di condizioni e di produzione e di mercato. Quindi si è andato avanti con questo sistema, che permetto, è un sistema corretto, lo ritengo giusto, nessun sementiero si opporrà e vuole un sistema diverso di certificazione e di controllo del seme. Però non adeguandosi a questo sistema di certificazione abbiamo creato della inefficienza, inefficacia e abbiamo praticamente piano piano svilito verso l'agricoltore quel prodotto, perché non è mai stato, tra virgolette, rinnovato in termini di promozione del mercato come prodotto che un seme certificato nasconde e porta dietro alla qualità di certificazione. Diceva bene il professor Frascarelli, dobbiamo noi sementieri promuovere il prodotto, ma noi abbiamo sempre cercato e abbiamo sempre dovuto promuovere quel prodotto che era certificato con quel sistema senza nessuna, tra virgolette, possibilità e capacità di poter migliorare. Abbiamo fatto delle azioni che poi dirò che spiegherò. Tutto questo sistema ha creato, appunto, come dicevo prima, delle inefficienze, e questa è stata anche un motivo per cui a volte all'agricoltore è apparso che il seme certificato non portasse quelle caratteristiche che poi chiedeva, andava a cercare. Non me ne vogliono gli amici, i colleghi, amici di collaboratori del CREA SCS oggi, però fermandoci esclusivamente all'aspetto puro normativo e non cercando di adeguare e valorizzare il valore della qualità del seme certificato, abbiamo piano piano perso l'interesse da parte dell'agricoltore a utilizzare quel seme. Questa è stata la problematica, a mio avviso, che ha generato quella ha poca e scarsa attenzione che l'agricoltore verso la sessione. Questo noi lo ricerchiamo, lo sentiamo, lo ricerchiamo nei contatti che abbiamo con gli agricoltori. L'agricoltore giustamente non difficilmente riesce a capire e comprendere che cosa c'è dentro la sessione. Diceva bene il presidente Carlo, sottolineava anche il professor Pascal.
abbiamo avuto questa mancanza, siamo stati carenti in questo, nonostante che alcuni secondi noi abbiamo fatto come sentiero. Nel 2000 abbiamo distribuito questo nostro piano nella cartellina del convegno. Nel 2000 un gruppo di aziende sementiere ha costituito un consorzio per la valorizzazione della coccia, aspetto che la normativa sementiera non teneva in considerazione. È stato un avvenimento a mio avviso molto, molto importante, determinante, e ha, tra virgolette, portato al problema e alla ribalta un aspetto non piccolo per la valorizzazione, per la caratterizzazione, per la qualità del seme. Anche perché oggi il prodotto conciante ha dei valori che si differenziano notevolmente tra loro e che a volte ci sono delle differenze di 5-6 volte di valore in termini di costo di quel prodotto. Oggi ci sono dei prodotti che addirittura arrivano ad avere valore del costo della materia prima del seme. Quindi è molto importante. La normativa sementiera non prescrive ancora tuttora che cosa c'è, la quantità che viene utilizzata per applicare la quantità utilizzata di prodotto conciante che viene distribuito sul seme. Questo noi ci siamo auto organizzati e abbiamo dato origine a questa struttura, questa sezione all'interno del Comvase, proprio per promuovere la concia di qualità, che ha sottolineato l'importanza di questo aspetto verso l'agricoltore e lo stato della concia. Non siamo ancora visto il risultato che abbiamo ottenuto, che è stato un risultato molto molto valido, molto interessante. Abbiamo approntato un regolamento per costituire una nuova sezione all'interno del Comvase che prende in considerazione tutta la qualità, tutti gli aspetti di qualità del seme. Quindi, professor Pasquarelli, i sementieri sono sensibili a questo aspetto di valorizzazione del seme. E questa sezione avrà inizio la sua propria attività, la sua gestione, con la prossima campagna del seme. Purtroppo, io credo, considero che se devo fare un ragionamento per il futuro, come fare per valorizzare verso l'agricoltore il seme certificato, devo anche fare un'azione commerciale di promozione, devo anche stare molto attento a quelli che sono gli cambiamenti, le esigenze del mercato, di conseguenza le esigenze e l'interesse dell'agricoltore verso il seme certificato. A mio avviso questa attività, questa valorizzazione del seme è difficile che si possa fare in una struttura pubblica. La struttura pubblica, la natura stessa della struttura pubblica, ha difficoltà a ricepire immediatamente quelle che sono le esigenze del mercato. Questa è una delle nostre proposte, quello che stiamo avanzando al CREA, al Ministero e alle organizzazioni professionali, è quello di costituire una società privata che possa agire nell'immediato per fare tutte queste azioni e ovviamente sotto l'egida del controllo e della gestione da parte del Ministero, una società che quindi si occupa della certificazione della promozione del seme in generale, coinvolgendo all'interno di questa società privata anche le organizzazioni professionali. In questo modo noi potremmo dare sicuramente una risposta immediata alle esigenze del mercato, promuoverla, cosa che vediamo difficile nell'ambito di una gestione pubblica di questa attività. Questa considerazione interessante, questa proposta operativa a Stefano Barbieri. Sì, insomma. Allora, ovviamente mette d'accordo, diciamo, l'idea di costituire a livello privato una società per l'interesse di tutta la filiera. Allora, noi siamo già una società privata, chiamiamo Sincasso, che è questo nome difficilissimo, a parte qualcuno dice, ma che cos'è Sincasso? È un acronimo, ma cos'è un acronimo? E poi mi dicono, ma Sincasso cosa fa? Sincasso, anzi mi chiedono, ma tu che lavoro fai? Io mi occupo di diritti d'autore in campo vegetale, questo mi guardano,
cosa? No, a proposito di informazioni di certo, insomma, no? Cioè, cosa facciamo in questo mondo? Noi, allora, la SICA SOP, per mettere un po' meno scherzo, allora, più concreto, è questa società cooperativa, una società cooperativa francese, nata in Francia, dove in Francia 70 anni fa, infatti quest'anno è il nostro compleanno, faremo una grande torta e inviteremo tutti ovviamente per festeggiare insieme i nostri 70 anni di raccolta royalty, o meglio di raccolta dei diritti del costitutore, visto che siamo in Italia, quindi diciamo in italiano, e difesa della proprietà intellettuale. Sono questi due motori, questi due motori, cioè due turbine che praticamente condizionano e regolano la nostra attività. Noi siamo una società cooperativa costituita dai costitutori, usate il gioco di parole, ma ci stava bene, no? Per rinforzare il concetto. Operiamo da 70 anni in questo settore, quindi siccome hanno alzato l'età pensionabile un po' in tutta Europa, noi continuiamo a essere qua presenti, addirittura nel 2012 abbiamo iniziato l'attività in Italia, quindi in Italia ho solo 7 anni, quindi aspettatevi che siamo qui per altri 63 anni, insomma, minimo, quindi spero di esserci ancora, a raccogliere poi in quel momento. Dicevo, il nostro lavoro è un pochino questo, no? Cioè di operare per conto dei costitutori, visto che vabbè, molti ci conoscono dai presenti, ma qualcuno magari no, ma dico tre pillole su che cos'è la SICASOP, quindi abbiamo detto che questa società francese opera in Italia dal 2012, noi rappresentiamo a livello mondiale circa 280 costitutori, più o meno rappresentiamo 4.500 varietà, circa 165 specie in 20 paesi, quindi raccogliamo royalty in 20 paesi diversi del mondo. Ogni anno più o meno abbiamo 11.000 contratti di licenza con 1.200-1.300 partner, sono questi partner. Questo mi serve per introdurre il secondo punto di quello che volevo dire, cioè i sementieri. Okay? I costitutori cosa fanno? Costituiscono varietà, cioè fanno miglioramento genetico per ottenere nuove varietà geneticamente migliorate. Come fanno poi a veicolarle al mercato? Perché i costitutori sono bravi, però non è che possono fare tutto loro, no? E quindi ovviamente ci sono i sementieri che sono in partner elettivi, no? Io a volte uso questa espressione, il primo amore non si scorda mai, no? Quindi, nel senso che i costitutori e i sementieri operano insieme. Il costitutore fa le varietà, le dà al sementiero, il quale le trasforma in un seme certificato, e attraverso questo seme certificato si veicola il risultato della ricerca al mercato. Ricerca che ovviamente rappresenta per l'agricoltura un elemento fondamentale relativo alla competitività. Qui si parla di filiera, un elemento fondamentale, ma la filiera, io ho avuto la fortuna nella mia vita professionale di lavorare anche per industrie alimentari, e nell'industria alimentare la filiera vuol dire avere del materiale, avere dei prodotti, quindi che poi derivano spesso dal seme della filiera agroalimentare, che sono in grado di avere una delle migliori caratteristiche qualitative, per esempio, delle migliori caratteristiche tecnologiche, che hanno una salubrità tale per cui si possono utilizzare meno prodotti chimici, una serie di fattori che ovviamente hanno un beneficio diretto sull'agricoltore, che così riesce ad essere competitiva sul mercato e per l'agricoltore, ma lo hanno anche per tutta una serie di attori che vengono dopo di noi. La SICASOP, per fare, diciamo così, nell'ambito, visto che qui c'erano due punti nel mio intervento, anche la parte relativa al discorso della illegalità, no? Noi ovviamente abbiamo un compito fondamentale, importante. Quando dicevamo che i costitutori e i sementieri sono partner, che lavorano insieme, noi ovviamente rappresentiamo i costitutori, però in un certo qual modo cerchiamo insieme ad Assosementi, abbiamo diverse collaborazioni in questo senso, di aiutare anche il settore sementiero, perché di fatto aiutiamo anche noi stessi, ok? E quindi aiutare il settore sementiero in che modo? Certamente non solamente dando del nuovo materiale genetico, ma anche cercando di essere, come dire, un punto di riferimento per, nella lotta alla difesa della legalità. La legalità
In Italia è un termine che, almeno nel nostro settore, vediamo che fa un po' fatica ad affermarsi, è un po' come dire, cos'è un acronimo? Facciamo fatica a far affermare questo punto, però è assolutamente fondamentale. Se non partiamo dal concetto che la legalità è un settore di base sul quale poi possiamo pensare che ci siano degli investimenti anche da società che non sono evidentemente italiane, quindi c'è anche un ruolo sociale, un'importanza per il nostro paese per richiamare l'investimento. Oggi si fa un grande discorso, ricordo che il nostro Presidente della Repubblica Mattarella è andato in Cina e ha detto venite a investire in Italia, ok? Però anche per investire in Italia, oggi ci sono anche le società cinesi che vogliono investire in Italia, ci sono alcuni esempi agli occhi di tutti, ma se non si difende la legalità e se non si difende soprattutto la proprietà intellettuale, che non è la proprietà intellettuale in campo sementiero, non è che ho una roba me la tengo io, no, è una roba che metto a disposizione di tutti, però datemi la possibilità di continuare a fare un lavoro di ricerca. Io qui abbiamo la Guardia di Finanza, insomma, che è esperta di attività contraffattiva in tanti settori, quindi pagare i diritti d'autore, non so, per esempio per un disco, per un software, per una borsa, per qualsiasi cosa, è sicuramente giusto e dovuto perché così dice la legge, ma non sempre, so, chi fa una canzone non è detto che perché io pago il diritto d'autore, che è sacrosanto, mi farà poi un'altra canzone dopo, mentre se io pago un diritto d'autore su un seme, 9 volte su 10, anzi 9,9 volte su 10, per usare un giudizio di TripAdvisor, riesco ad avere una nuova varietà, perché ci saranno investimenti che continuano in questo tipo di settore, perché c'è questa fidelizzazione da parte del costruttore di continuare a fare questo tipo di lavoro. Noi abbiamo investito parecchi soldi in Italia, come Sikerson, siamo stati probabilmente il primo esempio nel cercare di difendere la legalità, noi non capiamo che con lo Stato di Polizia riusciamo a risolvere il problema della legalità in Italia. Tuttavia abbiamo investito negli ultimi 5 anni circa 400.000 euro in attività di difesa della legalità, abbiamo stabilito delle collaborazioni importanti, ci avvaliamo di uno studio legale molto importante, direi uno studio legale leader in Italia, per Design & Pozzo, e ringrazio l'avvocato Concreta della sua presenza qua. Oggi abbiamo stabilito nel 2017 una collaborazione sia con il SIA per cercare di aiutarci in questa difesa verso la legalità e con il CQRF, seguendo un po' le orme dell'Asso Sementi, che già l'aveva fatto per quanto riguarda l'attività sementiera. Noi l'abbiamo fatto per la difesa della proprietà intellettuale, insomma, quindi per tutto ciò che riguarda questo aspetto. Esistono delle leggi, esistono dei regolamenti a livello italiano, a livello europeo, che tutelano la proprietà intellettuale. Questa tutela della proprietà intellettuale, in queste leggi sono indicati i diritti e i doveri dei costruttori, degli agricoltori, le modalità in modo da poter gestire questi brevetti, o meglio questi titoli di privativa, queste privative varietali, che permettono ovviamente l'utilizzazione di tutti. E ovviamente perché possa continuare a essere un'utilizzazione di tutti occorre che la ricerca venga finanziata. In che modo venga finanziata? Mediante appunto il riconoscimento dei diritti di questi lavoratori. Grazie. Grazie a tutti. Abbiamo concluso, quindi potrei fare una domanda diretta ancora ai presenti, così chiudiamo questa prima tavola rotonda, ci siamo, siamo abbastanza di tempi. Vi faccio capire perché lei rappresenta la Francia, e quello che ha fatto la Francia anche l'Italia, d'accordo. Però mi sembra che a livello di proprietà intellettuale la Francia aveva lavorato meglio dell'Italia. È vero? Risponde vero e perché? Non, possiamo dire questa frase. In Francia esiste una cultura della legalità molto più forte di quanto non esista in Italia ad oggi. Noi stiamo cercando, perché l'aspetto della comunicazione che viene evocato qui è molto importante da questo punto di vista. È chiaro che non possiamo fare tutto da soli, per quello che ha bisogno di alleanze, che ha bisogno di gente che lavora con noi. Prima citavo l'investimento che abbiamo fatto per la difesa della proprietà intellettuale, cioè che abbiamo un aspetto molto molto critico in Italia, che è il nostro sistema giudiziario. Il nostro sistema giudiziario, a parte i tempi direi un po' troppo lunghi, se vogliamo essere clementi,
ma e quindi ovviamente anche i costi che ne conseguono, ma a parte questo dettaglio, in realtà poi c'è poca conoscenza, scarsa conoscenza in questo ambito, per cui un grande sforzo a livello di comunicazione va fatto anche sui giudici, quindi va fatto sui tribunali, sugli esperti che lavorano nei tribunali, per capire che l'illegalità in questo nostro settore sementiero è molto difficile da evidenziare, anche perché spesso, e questa è la nostra esperienza personale, a livello della contabilità delle aziende che noi abbiamo individuato, si fa ben fatica, perché esiste, si fa fatica a trovare qualcosa, perché spesso c'è un colore come quello della maglia della Juventus che non è bianco. Grazie. Passinari, già un po' ritroso, così la proviamo con il professor Pascarelli. Lei diceva che la normativa c'è, quindi si tratta di caricare un impianto normativo che di fatto è esistente per tenere, per rafforzare il settore. Ma diciamo, cosa si potrebbe fare per toccare il suo settore di diretta competenza, per migliorare i servizi di certificazione in Italia? Cioè, subito, almeno nel breve e medio periodo, cosa si potrebbe fare? La proposta che abbiamo lanciato, ecco, potrebbe rendere efficace, efficiente, immediato questi aspetti di, tra virgolette, di miglioramento di gestione di tutto quello che è il processo di certificazione del sé, affiancando quindi a questa attività di promozione di miglioramento in termini, chiamiamolo così, di interesse verso l'agricoltore che oggi non ha sul seme certificato. Un messaggio deve partire in questo senso da parte del nostro mondo produttivo di settore. E vediamo che facciamo fatica a trovare quel dialogo, quel confronto con la parte pubblica, la normativa, il cambio delle normative. Noi, come dicevo prima, abbiamo una legge che è datata negli anni 70, ma praticamente non è mai stato aggiornato. Voi pensate, in 50 anni che cosa è avvenuto sul mercato, e abbiamo continuato a seguire questa procedura di certificazione che è così complessa, così complicata, ma non l'abbiamo mai adeguata ai sistemi di oggi e di attenzione all'evoluzione del mercato. Quindi serve un sistema, l'applicazione di questo sistema, di certificazione, che lo riteniamo come sementiero valido per dare la garanzia all'agricoltore della qualità del prodotto, ma deve essere un sistema snello, rapido, facile, per poter permettere a chi produce seme di adeguarsi a quelle che sono le esigenze del mercato. Dall'altra parte, rispondere all'agricoltore, perché le caratteristiche, le condizioni di qualità cambiano nel tempo. L'agricoltore che coltivava 50 anni fa non è lo stesso agricoltore di oggi, ha una visione, ha un interesse che è diverso. Noi abbiamo continuato a marciare sulla base di quelle regole che ci erano state allora probabilmente giustamente imposte, senza mai capirne che in 50 anni il mondo è completamente cambiato. Dottor Chiubello, quindi farmi capire che è già stato evocato il fattore comunicazione, cosa si può fare per invertire la tendenza in atto negli ultimi anni che ha visto sempre un ricorso sempre minore a sementi certificati? Provi a darmi una soluzione, non so, anche semplice, attuabile. Magari dovessi, comoda. Certo, dobbiamo salvaguardare le produzioni italiane che danno degli ottimi prodotti trasformati, e quindi dico, per stabilizzare o portare i livelli giusti, diciamo, l'uso del seme certificato, credo che la filiera debba veramente sostenere nella filiera stessa l'uso del seme certificato, perché attraverso il seme certificato si veicola la novità, l'innovazione, la nuova produzione. Senza questo cosa si basa la filiera, scusate? E poi, secondo me, c'è da aggiungere anche un livello, diciamo, istituzionale, come diceva anche prima il professor Pascarelli, tramite la PAC, attraverso, che so, la condizionalità o un piccolo adempimento, dare un aiutino anche l'agricoltore a stare alle regole. E poi
maggior controllo nell'applicazione delle regole già esistenti. Poi ci sono, perché se il semaforo è rosso per qualcuno deve essere per tutti, no, per qualcuno sì e per qualcuno no, anche perché purtroppo, visto che c'è anche il colonnello romano, dico ragazzi, ma come ha detto prima Stefano Barbieri, spesso l'illegalità viaggia su un altro settore, al di fuori di tutto, vero? Quindi con danno notevole alla collettività. Grazie. Professor Pisante, il CREA, che cosa potrà fare nel breve periodo? Anche questo. Non vorrei deludere le attese di tutte le persone presenti in sala. Il CREA già sta facendo, i risultati sono evidenti e tra queste evidenze non c'è solamente il lavoro di miglioramento genetico, di assistenza al breeding con tecniche evolute, ma c'è anche un importante contributo anche sul processo di certificazione. Certamente l'adeguamento normativo potrà consentire anche di seguire delle nuove proposte che vadano incontro al sistema agroalimentare italiano, perché uno degli obiettivi del CREA è quello di innovare per rendere competitive le filiere. E se posso aggiungere, rispetto a quello che diceva Barbieri, lei non si deve meravigliare perché in Francia c'è una percezione diversa, perché questa percezione pervade il paese Francia rispetto all'Italia, perché la Francia è un paese agricolo e l'Italia è un paese alimentare, e quindi in tutto questo c'è bisogno di una maggiore ma anche più qualificata comunicazione, perché noi abbiamo anche una crisi degli addetti al settore e di competenze adeguate che per esempio sul settore sementiero oggi si formano solamente nelle aziende, ma non abbiamo dei percorsi formativi adeguati. In Francia, ecco, l'omologo ente del CREA, l'INRA, che ha una dotazione di personale 4 volte tanto a parità di popolazione, quindi sono circa 9.000 addetti, il CREA regime sarà 2.300, quindi questo vi lascia dire di come lo scarso investimento sia anche nel capitale umano che chiaramente si possa dedicare adeguatamente su tutti i settori per rendere competitivo l'agroalimentare italiano. Un'ultima curiosità per lei, da parte mia. Il governo uscente aveva parlato un paio di anni fa di fondi stanziati, finalizzati per la ricerca, prima è emerso il fatto. Sono arrivati? Sì, sono arrivati, è la prima volta di un finanziamento straordinario su 2 obiettivi importanti. Le biotecnologie sostenibili per le specie agrarie di interesse alimentare italiano e l'agricoltura digitale, quindi l'evoluzione dell'agricoltura di precisione. I lavori, proprio la definizione è di questi giorni, l'assegnazione è stata fatta a fine 2017, i primi risultati li vedremo già nel corso del 2018 con degli incontri che saranno territorialmente distribuiti nel nostro paese per importanti filiere e con l'avanzamento delle conoscenze che chiaramente consentirà di coinvolgere i diversi attori delle filiere produttive. Bene, questa è una piccola ma buona notizia, ci sembra di capire, no? Almeno non la volevamo anticipare se non ecco, nel momento in cui i primi risultati sono pronti, prima di aspettare il termine dei progetti. Beh, ci terrete informati, noi facciamo comunicazione, cercheremo di valorizzare il nostro lavoro, diciamo. Lei è un giornalista, di ricerca pubblica. Che noi comunichiamo tutto quello che facciamo e lo facciamo nei diversi settori e nelle diverse località, perché l'ente ha un carattere nazionale. Certo. Grazie. Grazie. Professor Fascarelli, l'ultima cosa a lei, ci ha ricordato prima che abbiamo entro le proposte legislative per la PAC post 2020 andranno presentate entro il giugno prossimo. Cosa possiamo proporre concretamente come Italia, diciamo, dal suo punto di vista? Beh, non è che la PAC si occupa più di tanto del settore sementiero, però lì possiamo inserire questo ritorno alla legalità di cui si parlava prima, perché mi sembra di capito che tutti quanti ritengono che questo sia un punto importante. Se non c'è legalità non si investe, e quindi questo lo dobbiamo fare, lo possiamo fare tramite quella proposta che dicevo prima. Poi riscriviamo la legge sementiera italiana, perché mi sembra che sia una necessità,
quello che fa il CREA, ce l'ha detto Bisante, e quindi andiamo in questa direzione e poi partecipiamo alle filiere tracciate. Partecipiamo non per avere delle rendite, ma per dimostrare che facciamo guadagnare i soldi agli operatori delle filiere, in particolare agli agricoltori. Grazie professore e grazie a tutti noi, intervenuti questa prima tavola rotonda. Adesso cambiamo un po' lo scenario, seconda tavola rotonda, dopo questa prima sequenza di operatori sul piano tecnico, personaggi attivi diciamo nel mondo della filiera delle sementi, andiamo a sentire un po' il fronte istituzionale e sindacale. Tema della seconda tavola rotonda è confermato dagli accordi interprofessionali alla lotta alla contraffazione, modelli di collaborazione a livello nazionale e locale tra settore sementiero e istituzioni. Andiamo a sentire dai relatori che adesso interverranno che cosa si sta facendo su questo fronte dell'interprofessione, con una parola lunga, così bella, molto spesso pronunciata, ma poi talvolta poco praticata, soprattutto in determinate filiere. Una di queste purtroppo per certi versi è proprio quella delle sementi. Invito allora nell'ordine le persone che sono confermate e no. Bruno Caio Faraglia, il dottor Faraglia, eccolo qui, che è un dirigente del Ministero delle Politiche Agricole, della Direzione Sviluppo Rurale. Si occupa di protezione delle piante fitosanitarie, ma anche di, diciamo, dirà la sua anche di quello che sta facendo il Ministero, quello che può fare il Ministero, diciamo, per tutelare il settore delle sementi. Per Confagricoltura abbiamo Nicola Gatta, presidente della Federazione Nazionale Cereali. Prego, dottore. Buongiorno a lei. Per la CIA, Confagricoltura Italiani, abbiamo Antonio Sposicchi. Buonasera anche a lei, dottore. Per la Coldiretti abbiamo Emanuele Occhi, che non ho ancora individuato, ma sta arrivando, non c'è? Eccolo qua. Buonasera. Altra confederazione degli agricoltori, la Copagri, abbiamo il presidente, l'ho intervistato prima, Franco Verrascina. Buonasera, prego, si accomodi. Per l'Italmopa, l'associazione che rappresenta le imprese monitorio, il presidente Cosimo De Sortis, buonasera, benvenuto. Poi abbiamo i rappresentanti delle regioni che sono anche, che hanno sponsorizzato questa iniziativa, questo convegno. Per la regione Marche mi segnalano il dottor Paolo Bordoni, che no, eccolo qui, buonasera, prego. Per l'Emilia Romagna abbiamo l'assessore Simona Caselli. Prego, signore, buonasera. Poi lasceremo al termine di questa tavola rotonda ancora la parola al presidente Carli per cercare di chiudere un po'. Prego. E il colonnello, naturalmente, che non avevamo presentato prima, che figurava, il colonnello Salvatore Paiano della Guardia di Finanza. Il colonnello Paiano è comandante del nucleo speciale. Prego, si accomodi. Intanto. Eh sì, perché cominciate a essere molti, allora va bene, aspettiamo, ci sono problemi come avete visto nella prima tavola rotonda, alla fine erano meno rispetto a questa. Comunque vi stavo dicendo, il colonnello Paiano è comandante del nucleo speciale per la tutela della proprietà intellettuale, un'attività che poi ci racconterà, ci spiegherà meglio come può intervenire in modo efficace e puntuale a contrasto della contraffazione nel settore delle sementi. Allora, qui ci sono sicuramente parecchie considerazioni e riflessioni che potranno emergere in modo efficace per cercare di approfondire ulteriormente questo settore. Dottor Faraglia, da parte del Ministero, come interviene, come può intervenire e come interviene a tutela della filiera sementiera il Ministero? Sì, grazie. Grazie innanzitutto per l'invito a dare un contributo. Ovviamente il Ministero è parte in causa di tutta la problematica e quindi cerchiamo cerco di dare velocemente piccole sottolineature. In realtà già dalla tavola rotonda
di prima, devo dire, ci sono parecchi spunti per contribuire alla problematica. E quindi partirei da alcune sottolineature rispetto a prima. Il nostro sistema di certificazione, è vero, tutti quanti i presenti sanno che la certificazione delle sementi è una base normativa che risale agli anni 70 e devo dire che le politiche agricole europee dagli anni 70 ad oggi hanno avuto notevoli modifiche. Non entro nel merito del cambio di strategia sul raggiungimento delle necessità alimentari europee e quant'altro, e che oggi vanno sicuramente in una direzione diversa visto la globalizzazione dei mercati e quindi tutto quello che ne deriva. Però c'è una sottolineatura da fare, che è quella che noi abbiamo un sistema di certificazione importante. Tutto quello su cui è basato il confronto oggi è sul fatto che la semente certificata, come abbiamo sentito, ha un grosso valore aggiunto derivante dalla sua garanzia di identità varietale, dalla sua garanzia di globalmente di sanità fitosanitaria. Ecco, ci tengo a sottolineare che il sistema di certificazione italiana, che è sviluppato sotto la sorveglianza del Ministero dal CREA, è un sistema di certificazione efficace, efficiente e che dà risultati di garanzia proprio sotto questo profilo. L'uso della semente certificato è oggi, ne stiamo dibattendo, un rischio per gli agricoltori e per l'intero territorio nazionale, proprio perché non ha quelle garanzie, quel valore aggiunto di un sistema di certificazione che, seppur è complesso, porta ad avere la certezza del prodotto. Ecco, non aggiungo altro perché ritengo che le regole esistano, le abbiamo sentite, esistono sotto il profilo della certificazione, esistono le regole rispetto al diritto del costitutore, queste regole vanno fatte rispettare sicuramente. Quindi, se ci sono delle criticità nell'applicazione di queste regole, bisogna intervenire su questo. E come molti dei presenti sanno, uno delle nostre attività, delle nostre strategicità che abbiamo individuato da diversi anni ormai, è proprio quello dello sviluppo di sistemi che inglobino tutti gli attori di un'intera filiera. Ecco, per far questo non è un caso che tutto l'anno scorso abbiamo affrontato un arduo lavoro che era quello della redazione di un testo unico normativo che potesse essere l'elemento di partenza per un ammodernamento normativo. Ovviamente il percorso nazionale che vede la conclusione della legislatura ha interrotto questo percorso, ma lo riprenderemo assolutamente. Tra l'altro posso aggiungere che stiamo cercando di inserire proprio nella prossima legge comunitaria un articolo di delega proprio per portare avanti i lavori del testo unico di riordino normativo per le sementi e non solo. Ma questo significa sviluppare quel confronto e quel dibattito tra tutti gli attori coinvolti nell'utilizzo, nella produzione, commercializzazione, utilizzo delle sementi, a partire da chi fa effettivamente ricerca varietale, e che quindi possa avere poi possa essere il substrato per un cambiamento delle regole, almeno nella risoluzione delle criticità. Nel complesso però tutto questo è proprio quello che dà il valore aggiunto alla semente certificata. Ora
Io credo che invece uno degli aspetti più importanti siano quelli di collegare e addizionare al valore aggiunto dell'attuale certificazione l'intervento su quello che l'uso della semente non certificata sta provocando in Italia. La semente non certificata, e ci sono tanti motivi per utilizzarla, sta però provocando grossi ritorni negativi sotto il profilo proprio della produzione, perché vediamo un incremento negli ultimi 5-6 anni di patologie e di organismi nocivi che stanno avendo un impatto non solo sul territorio ma anche direttamente sulle produzioni dell'agricoltore che usa semente non certificata. Allora ecco che vediamo che le problematiche fitosanitarie iniziano a entrare preponderantemente su quello che è oggi la certificazione delle sementi. E questo ha un ritorno sia per gli agricoltori che utilizzano la semente nel nostro paese, sia nel confronto di tutto il comparto sementiero nel momento in cui andiamo ad esportare le nostre sementi e iniziamo ad avere problemi perché abbiamo organismi nocivi sui nostri territori. Ora, io credo che i problemi vadano affrontati sviluppando le sinergie. Per me è ormai ovvio, io gestisco un ufficio che si occupa di tutti i mezzi tecnici, non solo delle sementi, si occupa del servizio fitosanitario, dei fertilizzanti, dei fitofarmaci, del materiale di moltiplicazione, fruttifero e viticolo. Questo significa avere anche il polso della situazione su cui i problemi diventano interconnessi uno all'altro. Allora abbiamo la necessità tutti insieme di riuscire ad affrontare i problemi non inventando nuove partnership che a mio avviso sono un po' forzate, anche se sono un forte credente del pubblico-privato, ma nell'attività quotidiana di ognuno riuscire a identificare degli obiettivi comuni da perseguire mettendo insieme il punto di arrivo delle nostre attività. C'è una cosa che volevo semplicemente buttare sul terreno e poi gli altri completeranno l'elemento. La semente certificata è fondamentale, è stato detto più volte con gli interventi prima, lo sottoscrivo assolutamente, è l'unico modo per avere poi una produzione di qualità, ma io credo che proprio per il nostro paese che sta puntando su prodotti dell'agroalimentare di qualità dovremmo riuscire a forzare il più possibile l'Europa a un intervento di sostegno nell'uso della semente certificata, per un semplice motivo: gli organismi nocivi, una volta entrati sul nostro territorio, non sono più un problema della singola azienda, diventano un problema collettivo dei territori e dell'intero paese. Allora una prevenzione nel contrasto allo sviluppo degli organismi nocivi dovrebbe essere, come lo è nella gestione delle emergenze sul territorio, dovrebbe essere una politica attribuita a un costo collettivo e non semplicemente al costo dell'agricoltore che deve pagare di più per le sementi. Oggi noi abbiamo nella PAC già degli elementi di questo tipo. Per le ortive noi abbiamo una incentivazione all'utilizzo della semente che presenta resistenze specifiche a organismi nocivi e la PAC si fa carico del costo maggiore della semente certificata. Credo che questa sia una delle strade da enfatizzare in ambito europeo e riuscire ad avere un intervento preventivo nello sviluppo degli organismi nocivi. Un'ultima piccola sottolineatura: io credo che il concetto che ho espresso prima di sviluppare le sinergie possa avere negli accordi interprofessionali il suo veramente la sua enfasi maggiore. Poco tempo fa abbiamo
Assosementi e tutte le organizzazioni e le confederazioni agricole sono riuscite a siglare un accordo che interviene in qualche modo a protezione degli impollinatori. Ecco, questo è un esempio a mio avviso eccellente per riuscire a capire come ognuno, sviluppando le proprie attività e la sua quotidianità, ovviamente con tutte le differenze che ognuno di noi ha, si riesca a individuare un obiettivo collettivo e quindi riuscire a remare tutti nella stessa direzione. Per il momento mi fermo. Grazie dottor Faraglia. Dopo il dottor Faraglia, rappresentanza del Ministero della Politica Agricola, abbiamo in sequenza i rappresentanti delle quattro, diciamo, più importanti organizzazioni agricole professionali in Italia. Non per ordine di importanza, Confagricoltura, abbiamo CIA, Confagricoltura Italiani, Coldiretti, Copagri. Rivolgo a tutti e quattro i rappresentanti una prima domanda. Allora, in questi ultimi anni di recessione economica e di crisi che per tanti aspetti perdura, ancora adesso, nonostante i conti dell'economia siano netto in evidente miglioramento, più volte, a più riprese, avete sottolineato che tra le cause, diciamo, che hanno portato alla disaffezione verso il seme certificato c'è sicuramente il fattore prezzo. Il semente certificato costa. Allora, partiamo dal dottor Gatta con Confagricoltura. Fino a che punto ha inciso, diciamo, questa caduta del ricorso al semente certificato effettivamente nei conti economici degli agricoltori, dei vostri rappresentati? Sì, buonasera a tutti. Intanto porto il saluto del Presidente Gianzanti, che per impegni già assunti non ha potuto partecipare a questo importantissimo incontro. Un grazie ad Assosementi che ha organizzato questo incontro, a mio avviso un'occasione, una delle poche per far incontrare un mondo, un settore che dalle istituzioni, saluto anche all'assessore regionale, alle organizzazioni professionali, al mondo accademico, un mondo che troppo spesso non si incontra tra loro. E la visione nostra di Confagricoltura è quella di lavorare nella filiera e per la filiera. Abbiamo il 18 dicembre stipulato un accordo con i pastai, con la parte industriale, appunto per lavorare sempre di più a favore di una filiera che porti in alto il Made in Italy. Abbiamo un settore delicatissimo, abbiamo la consapevolezza di avere dei punti di forza importanti, ma anche troppi punti di debolezza, e quindi questi gap li dovremmo tutti insieme, come parte agricola, come con l'aiuto della ricerca, superarli. Quindi quando si parlava di crisi di settore, noi penso negli ultimi anni, con una volatilità dei prezzi, abbiamo avuto grossi problemi come mondo agricolo, e quindi questi contratti di filiera possono rappresentare un grosso aiuto, e lo dobbiamo fare insieme al mondo, assolutamente insieme al mondo della ricerca. E si diceva prima il seme, la semente è l'inizio di l'anello iniziale di un percorso di processo di tracciabilità. Abbiamo tanto da fare, dobbiamo incrementare le produttività e dobbiamo anche puntare sul discorso qualità. Solo con una condivisione da parte di tutti gli attori possiamo portare fuori da questa situazione difficile il mondo agricolo. Grazie dottor Gatta. Sposicchi per la CIA. Grazie, buonasera. Il
presidente Scanavino è impegnato all'assemblea elettiva della CIA della Sicilia. Sapete che l'organizzazione in questi mesi affronta il rinnovo degli organi. Il 22 e 23 febbraio ci sarà l'assemblea nazionale, e quindi vi porto la giustificazione e il suo saluto, e ringrazio Asso Sementi per averci invitato a questa interessantissima iniziativa. Perché gli agricoltori hanno fatto minor uso di semente certificata? Beh, io credo che appunto la questione vada un po' ricondotta al valore della produzione. Quando un quintale di grano viene pagato il prezzo che è stato pagato negli anni scorsi, è evidente che soprattutto i piccoli e i medi produttori tendono a mettere in campo ogni provvedimento per minimizzare i costi. E quindi tra questi sicuramente utilizzare la semente non certificata è un, diciamo così, espediente facilmente utilizzabile. Ma l'obiettivo che un sindacato si ripropone invece è quello di far sì che i prodotti del Made in Italy abbiano il giusto valore, e sappiamo, senza entrare tutti perché la platea è molto specializzata, sappiamo tutti quanto il mondo agricolo riesca a percepire poco del 100 totale. E quindi la strada che noi condividiamo insieme anche ai colleghi delle altre organizzazioni è sicuramente quella dell'interprofessione. Attraverso l'interprofessione, con un'industria che si sta avvedendo, industria alimentare, sottolineava prima giustamente il professor Pisanti che l'Italia è soprattutto un paese alimentare, se l'industria alimentare viene su questo terreno dell'accordo interprofessionale, dei contratti di coltivazione e del riconoscimento del giusto valore, io credo che lo spazio per riutilizzare la semente certificata in Italia si riapre, e si riapre presto. La strada della certificazione è una strada che è strettamente legata alla questione della tracciabilità, e oggi la tracciabilità è un elemento di cui sempre più cittadini hanno, diciamo così, esprimono bisogno, esprimono necessità, e quindi anche questo ci deve indurre a mettere in campo questo schema virtuoso che ho appena detto. Ma a proposito di tracciabilità, io apro un tema che qui questa sera non è stato toccato, la questione dell'agricoltura biologica. Allora, in Italia il 15% della superficie ormai è coltivata con il metodo biologico. Nel 2016 il CREA ha rilasciato il 93% delle autorizzazioni in deroga per mancanza di seme certificato. Esiste, lo dico agli imprenditori, l'industria sementiera, anche questa grande opportunità che l'industria sementiera si attrezzi adeguatamente per produrre seme certificato per l'agricoltura biologica, che è ormai un segmento dell'agricoltura rilevante, specialmente in alcune regioni come quelle del sud per quanto riguarda i cereali. Qui non apro polemiche dell'ultimo mese, noi abbiamo mandato, stiamo mandando al Ministero una richiesta affinché venga riaperto il piano nazionale per le sementi certificate, per l'agricoltura biologica, perché appunto, come ho appena detto, questa è una necessità assoluta. Sulle questioni più generali, ovviamente noi non solo siamo d'accordo, ma il 23 ottobre abbiamo organizzato alla Camera dei Deputati un'iniziativa sul genoma editing, con la quale il professor Morgante dell'Università di Udine ha presentato uno studio che dimostra come l'utilizzazione della semente geneticamente modificata con le ultime tecniche possa portare anche dei benefici di carattere economico. Quindi
ho parlato poc'anzi di agricoltura biologica, adesso di genome editing, ma è evidente che le sfide che abbiamo di fronte sono plurime, ma che si affrontano e si vincono solo se facciamo sistema, solo se facciamo le filiere e le facciamo nella logica dell'interprofessione. Questa è in estrema sintesi la posizione della nostra organizzazione. Grazie. Grazie professor. Per la consulenza. Scusate i riverberi, ogni tanto il microfono. Partiamo da questo, se poi avremo tempo facciamo un secondo giro. Buonasera a tutti, anch'io porto saluto il presidente Moncalvo che ha potuto partecipare con la qua. Non vorrei essere ripetitivo perché comunque tante cose sono state dette, ma vorrei comprare il campo sicuramente qualche incertezza, forse non vorrei che si pensasse che l'agricoltore non vuole più seminare, forse ne è semplificato. Questo non è, per quanto ci riguarda, assolutamente vero. Noi siamo veramente convinti che le criticità del settore cerealicolo debbano essere affrontate sempre di più in un contesto di filiera, dove sicuramente il semi-certificato ha un ruolo importante, perché porta in tutti i vantaggi al comparto agricolo, ma li porta anche tutti gli altri attori della filiera, partendo dallo stoccatore, arrivando al trasformatore fino al consumatore, che è sempre più esigente per quanto riguarda gli aspetti di sostenibilità, per quanto riguarda gli aspetti di tracciabilità. Il tutto per portare sul mercato un prodotto che abbia, diciamo, quei valori di trasparenza. Siamo anche fondamentalmente convinti che comprare semi certificato significa acquistare un bagaglio di informazioni importanti che solo il costituttore può trasferire all'azienda agricola, e quindi al contempo permette al produttore di poter adottare quella che è la migliore tecnica culturale in funzione di quello che è l'ambiente, stress ambientale piuttosto che gli input legati ai mezzi tecnici, quindi concimazione piuttosto che diciamo, l'impiego di antiparassitari, e quindi rende la filiera molto sostenibile, quindi questo è estremamente positivo. D'altro canto però non dobbiamo dimenticare anche l'altro aspetto, di cui la parte agricola per quanto ci riguarda è molto attenta. Cioè, oggi veramente non utilizzare il semi certificato significa innescare anche un percorso quasi di consente il termine di filiera distruttiva, perché mancano le royalties, mancano le royalties, manca il finanziamento per quanto riguarda il finanziamento e il miglioramento varietale, quindi la ricerca, mancando la ricerca si riducono le varietà, si depaupera il patrimonio varietale costruito negli anni, che è un simbolo del Green Italy nel mondo, e quello che otteniamo sono due cose: meno varietà, che costerà di più. D'altro canto però il produttore tutti i giorni si trova ad affrontare un mercato che ci dice delle cose molto chiare. La fattispecie che io mi occupo, oltre che dicerà anche di riso, se si va a guardare il mercato del riso, noi troviamo un arborio, un carnarone, 30-30 euro, quindi che sostanzialmente molto, molto, molto sotto i costi di produzione, e che già ci fa un quarto di quello che potranno essere le prossime semi nelle fattispecie del riso. Quindi non vorrei ripetermi, però ritengo che quello che possiamo fare in breve termine, da subito, è quello di incentivare, cioè valorizzare, trasferire il grande valore aggiunto che ha il semi-certificato lungo la filiera, in modo tale che anche i trasformatori siano in grado di percepire il valore delle varietà che noi abbiamo, trasferire sul mercato e a cascata portare, creare contratti di filiera che permettano di valorizzare le condizioni dei nostri agricoltori. Tanto è stato fatto, si sta facendo, noi stiamo facendo sulla fattispecie sul mercato, ma molto c'è da fare. Siamo il dottor Occhio della Codiretti, presidente della Copagri, Franco Barasci. Buonasera. Grazie. Allora, dal punto di vista della Copagri, sul tema dei costi sostenibili, io vedo che mi allargherò un po', se me lo permettete, cioè nel senso che io voglio cogliere questa occasione, porto il mio saluto, perché volevo essere presente qui per confrontarmi con un settore che, per quanto concerne la filiera grano duro, noi lo riteniamo importante, l'abbiamo sempre ritenuto importante. Quindi posso assicurare anche il Presidente che dalla parte agricola, abbiamo già discusso, c'è la piena apertura a far sottoscrivere alla sua associazione quell'intesa che noi abbiamo siglato, noi parte agricola, parlo della cooperazione, delle organizzazioni
Confagricoltura CIA Copagri, insieme ai Talmopa, cioè il presidente del Desotis, e ad Eti, i pastifici italiani. Quindi piena apertura, piena disponibilità, perché riteniamo che questo settore si salva se c'è un vero gioco di squadra, se c'è un vero gioco di filiera. Io non ho mai pensato di rispondere ai produttori dicendo: guardate, siccome stiamo parlando di una coltura che porta, che non porta reddito, è una coltura un po' povera, non ho mai pensato di andare a dire al pastificio: guarda, siccome tu prendi un euro a chilo sulla pasta, mi devi dare 10 centesimi per il produttore, come non l'ho mai chiesto ai sementieri, come non lo andrò a chiedere ad altri. Ho sempre pensato di dire: questo è un settore strategico per il nostro paese, per l'economia del nostro paese, forse il simbolo del Made in Italy nel mondo. Possibile che non ci debba essere reddito per tutti? Cioè, nel momento in cui io mi vado a rendere conto che non c'è reddito per il produttore agricolo, ci rendiamo tutti conto, tutti, che l'unica risposta che il produttore agricolo può dare è quello di non seminare, e quindi a pagarne le conseguenze è tutta la filiera? Ecco, da qui è stato unito il discorso, cerchiamo di mettere su una filiera per dare queste risposte. E anche qui, cosa fare? Poi mi leggo anche al discorso del prezzo. Cosa fare? Io ho seguito con molta attenzione il suo intervento, la sua apertura. Concordo con quanto lei ha detto, sono le stesse cose che abbiamo detto tutti. Ma ci aggiungo, se volete, quello che dobbiamo fare noi che rappresentiamo i produttori agricoli. Allora, io dico ai produttori che stanno dentro la Copagri: amici cari, se vogliamo lavorare sul discorso della redditività della coltura, della produzione, dobbiamo produrre quello che non l'industria o chi per essa ci chiede, quello che il consumatore ci chiede oggi. Il consumatore ci chiede un grano di qualità, un prodotto di qualità, per una pasta di qualità. Allora io non entro nel discorso: ma i produttori producono grano di non qualità, perché è come il cane che si muove. Vediamo come produrre grano di qualità. Faccio un esempio. Noi come Copagri siamo tra quelli che presenteranno un progetto il 29, il 29, giusto, sui progetti di filiera, un progetto che riguarda il grano biologico. E non è che parliamo di poca roba, parliamo di 10.000 ettari di grano coltivato in termini biologici. Questa è la risposta che dobbiamo cominciare a dare. Dobbiamo incominciare a parlare. Io ritengo che nella filiera ci devono entrare anche gli stoccatori. Noi oggi abbiamo in Italia 1.000 impianti di stoccaggio, solo il 26% di questi impianti vengono destinati allo stoccaggio del grano in Italia. E molto probabilmente in questo 26%, se andiamo a vedere quelli che sono nella possibilità di poter stoccare come il mercato ci chiede, c'è lo stoccaggio differenziato. Ci rendiamo conto che forse saranno ancora tanti in meno. Ecco perché vogliamo salvare questa cultura, anche perché il grano si produce in aree dove o si produce grano o si produce grano. Non ci sono alternative. E siccome noi possiamo lavorare su questo, dobbiamo impegnarci tutti quanti. Io non mi metto a dire sono il più bravo, dobbiamo lavorare tutti insieme per il bene di tutto il settore. E qui mi avvio a concludere. La butto così anche perché c'è il rappresentante del Ministero dell'Agricoltura. Io so quando abbiamo cominciato a lavorare sul discorso del grano, del semicertificato. Abbiamo fatto una nottata tanti anni fa, mi pare che era De Castro, come Ministro dell'Agricoltura, per chiudere l'accordo
sul seme certificato, abbiamo fatto il 30 dicembre, la delibera di Sante Caso, chiamo le bottiglie sfumate, perché secondo me andiamo al 31 dicembre, che non era facile ragionare con i talmoppa, che mi ricordo ancora. Però l'abbiamo fatto, è stato il primo passo. Oggi forse bisogna andare su un passo successivo, sempre tenendo conto della redditività del prodotto, del reddito che porta. Cioè io, uno, devo puntare a guadagnare più dal prodotto che produco, come prezzo che si alza. Dall'altra parte devo vedere come abbassare i costi di produzione, che sono quelli che incidono su questa partita. Allora, io mi metto nei panni dei sementieri. Se i sementieri devono fare 100 varietà di grano, il costo aumenta, no? Allora, la domanda che mi faccio io, rifaccia, quante varietà di grano vengono fatte? Per lavorare sul numero di step, per lavorare su 5-6 varietà di grano, naturalmente i costi sono più bassi. E allora possiamo ragionare. E poi c'è un'altra cosa. Grano certificato o non grano certificato? Io sono preoccupato. Sono preoccupato sul versante di quello che mi chiedono i consumatori. Altro che glifosate, lasciamo stare, altro che quello. Cioè, nel senso che oggi il consumatore ci chiede che non venga senza concimi, senza conservanti, senza. E questa è la richiesta che ci viene dai consumatori. Poi mi vado a rendere conto, e chissà in questo settore lo sa meglio di me, mi vado a rendere conto che ci sono dei riservanti che io devo usare addirittura, perché stiamo parlando di varietà non certificate, li devo usare quando siamo a sfida aperta e ci rendiamo conto che non possiamo rispondere in quei termini. Allora, è questo lo sforzo che dobbiamo fare con la ricerca. Con la ricerca che deve essere una ricerca che guarda tutto il settore e non la singola parte del settore, il singolo soggetto della, perché se riguarda il singolo soggetto ognuno tira la coperta dalla propria parte. Se riusciamo in questo, io credo che i risultati noi li otterremo per tutti i settori, quindi altro che la pasta egiziana, ci mancherebbe, saranno bravi. Ma noi abbiamo alle nostre spalle la storia, la cultura, la tradizione, ed è su questo il territorio, ed è su questo che noi dobbiamo giocare. Quindi da parte nostra, io ringrazio per dire, piena e totale disponibilità, e siamo aperti a una piena collaborazione nell'interesse di tutti i soggetti della filiera, a partire dagli agricoltori. Grazie. Parliamo di contraffazione, perché uno dei testi negativi che abbiamo visto, illustrato in apertura dei lavori, Presidente Carli, tra i testi negativi, diciamo, del minore ricorso a sementi certificati, c'è sicuramente quello dell'aumento delle generalità, l'aumento della contraffazione. Colonnello Paiano, lei comanda un'unità operativa importante che ha anche funzione soprattutto di prevenzione e contrasto alle contraffazioni. Come avete percepito voi questo minore uso di sementi certificate? Quindi è aumentata la vostra osservatorio? Avete registrato un aumento effettivamente dell'azione di questa? Questa domanda mi permette di poi anticipare un po' quelle che saranno le mie conclusioni dell'intervento, nel senso che la mia presenza qui è anche quella di sollecitare, fra virgolette, oltre che informare e comunicare, dell'esistenza di strumenti operativi di collaborazione oramai abbastanza consolidati anche informaticamente tra il privato, tra le aziende e l'istituzione che rappresento in questo momento. Quindi arriverò successivamente alla fine per cercare di rispondere appunto a questa domanda. Ringrazio assolutamente per l'invito e anche tutti i partecipanti, perché il loro numero mi conforta nel fatto di aver insistito con il mio Stato Maggiore per essere autorizzato a partecipare, io vengo da Roma, a questo importante convegno e per ritagliarmi un momento di intervento che possa in qualche modo
delineare lo stato dell'arte di quella che può essere la collaborazione in questo settore nella lotta alla contraffazione. Vista anche l'ora e non voglio andare molto per le lunghe, però alcuni aspetti io voglio assolutamente evidenziarli. Alcuni sono già inseriti nel titolo di questa parte del convegno, si parla di lotta alla contraffazione, collaborazione, poi sono stati citati nel corso dei precedenti interventi tutela della proprietà intellettuale, SIAC, scusate è un acronimo ma su questo io mi devo soffermare perché è anche il motivo principale della mia presenza, e poi comunicazione e informazione, sicuramente aspetti importanti. Il problema della contraffazione per noi della Guardia di Finanza è assolutamente prioritario, sicuramente come forza di polizia competenza specifica abbiamo anche settori operativi molto importanti, però sicuramente nel settore della contraffazione abbiamo anche una delega ad operare, non dico in maniera esclusiva ma in maniera prioritaria. La contraffazione, ho letto in alcune circolari nostre interne, che anche i miei colleghi che sono qui presenti, che ringrazio appunto di essere venuti a trovarmi, a salutarmi e a partecipare a questo convegno, la contraffazione è un po' un moltiplicatore di illegalità, ho letto questo termine, perché poi porta appresso altre violazioni in altri settori trasversalmente, nel settore del lavoro, della contribuzione di natura fiscale, nella sicurezza dei prodotti, nella tutela del Made in Italy e così via. E allora noi come siamo strutturati? Noi siamo strutturati sicuramente su una base operativa che conta sulle circa 700 unità operative, i colleghi qui del territorio di Macerata ne sono l'esempio, i quali ovviamente operano sia su attività propria informativa di intelligence, ma che operano anche su input. Però sul settore in particolare, non solo, ma anche su altri settori operativi, lo Stato Maggiore nel corso degli anni, oramai siamo ad un livello di anni abbastanza numeroso per dire che la struttura è consolidata, ha voluto comunque istituire una componente speciale, costituita da vari nuclei speciali, ed ecco appunto qui il motivo della mia presenza. Io al momento sono il responsabile del nucleo speciale tutela della proprietà intellettuale, che ovviamente in un contesto più ampio in particolare si occupa anche di contraffazione. Una componente che in qualche modo vuole essere un referente unico a livello nazionale. La mia struttura è una struttura, io lo definisco eufemisticamente, molto snella, siamo una quarantina di uomini a Roma, ma che abbiamo anche tra Roma e Bari, poi dirò perché, che abbiamo un compito ben particolare di costituire un referente unico nazionale con il mondo del privato, nel particolare settore della lotta alla contraffazione. Questo perché qualche anno fa il Ministero degli Interni, utilizzando dei fondi comunitari, ha attribuito questo incarico, io definisco responsabilità all'epoca di costituire quel famoso acronimo, quella struttura informatica, questo grande centro di elaborazione dati, sistema informativo anticontraffazione, che al momento è collocato a Bari, dove io ho una mia sezione, che appunto è diretta dal tenente colonnello Romano, che ha avuto i rapporti con l'organizzazione per la mia presenza qui, e che è un sistema che ha affidato alla Guardia di Finanza questa attività non solo di monitoraggio. Il sistema è biunivoco, forse il nome informativo può trarre in inganno, perché è un sistema aperto a due vie. Noi sicuramente con questo sistema dialoghiamo ufficialmente con il mondo privato, diamo qualcosa perché l'azienda accreditata può avere da questo sistema, in quanto accreditata a seguito di un processo di elaborazione, può ottenere dei report, delle informazioni, andamento sul particolare settore operativo nel quale opera. Dall'altro canto, questo sistema per noi è uno strumento per mettere in condizione i reparti operativi, e qui ritorno alla componente territoriale, che poi è la vera spina dorsale di tutto il sistema di contrasto a questo fenomeno illecito, di poter operare dandogli ovviamente, oltre che un'informazione che viene dal privato, che viene dall'azienda, una segnalazione operativa qualificata, scusatemi, un po' utilizzo dei termini un po' tecnici, mette in condizione appunto il reparto territoriale di operare.
E poi quindi il nostro sistema ovviamente magazzina gli eventuali risultati che questa segnalazione operativa qualificata ha prodotto. Qui ci troviamo in un territorio in cui evidentemente è di recente, di qualche mese fa, l'applicazione pratica di questa buona pratica, scusate la ripetizione, perché i reparti territoriali del comando provinciale di Macerata hanno operato in un settore del grano duro, se non ricordo male, nella scorsa annualità, proprio sulla base di una segnalazione operativa qualificata pervenuta da una azienda o comunque organizzazione accreditata dal SIAC, dal SICASOF. Questo ha permesso appunto di mettere in condizione il reparto operativo di operare. Quindi questo sistema SIAC, che al momento, mi piace ecco dare dei numeri per dare anche la portata appunto del sistema oppure della dimensione del sistema, che registra circa 450 aziende accreditate nei vari settori produttivi e commerciali. Dico questo perché a me piace mettere in relazione questo numero con un analogo numero di aziende accreditate nell'analogo, per molti versi simile, quasi enforcement database dell'ufficio dell'Unione Europea proprio per la proprietà intellettuale, che utilizza appunto questo database, che vede 500 aziende accreditate, molte delle quali ovviamente le stesse anche accreditate al SIAC, sul livello comunitario su 28 paesi. Questo vi dà il numero della dimensione di un sistema informativo che è creato circa 3 anni fa, parliamo del 2014 circa, oramai ha necessità di essere implementato a livello informatico, ma sicuramente può essere implementato a livello di partecipazione, di collaborazione tra il privato e la istituzione in questo momento appunto Guardia di Finanza che io rappresento. Questo mi consente di arrivare un po' alla conclusione, ma anche a rispondere, se non nello specifico, però in linea generale alla sua domanda. Nel settore particolare noi, chi mi ha preceduto, io sono da alcuni mesi alla direzione di questo nucleo, abbiamo avviato dei rapporti di collaborazione con Assosementi, e risulta che ci sono stati degli incontri sia alla loro sede di Bologna, poi anche un incontro a Roma, proprio in virtù di nella considerazione della necessità di avviare e di implementare il numero di accreditamenti, che si tradurrebbero poi nel futuro appunto in una possibilità, in un canale preferenziale, in un canale ufficiale di comunicazione di dati utili, suscettibili poi di sviluppi eventualmente operativi, come ho detto prima, buona pratica di Macerata lo ha dimostrato nell'ultimo periodo. Ora, quello che io adesso mi permetto di evidenziare e che probabilmente su questo si può fare di più. Con Assosementi sono state gettate le basi di una collaborazione, la partecipazione così numerosa di operatori del settore mi consente appunto di dare un ulteriore segnale di incoraggiamento a sfruttare questa opportunità. L'accreditamento, lo dico, lo sottolineo, ma perché mi è stato chiesto in altri contesti, in altri settori produttivi, è assolutamente gratuito. Si opera a livello informatico, ci sono delle richieste, in qualsiasi momento della procedura vedere la stato di avanzamento dei lavori, chiamiamolo così, perché voi capite bene, prima di dare una forma di accreditamento la Guardia di Finanza ha necessità di istruire la richiesta, effettuare i suoi approfondimenti, anche sulla base di quello che risulta a banche dati o comunque della collaborazione, delle evidenze dei reparti territoriali. Per tornare alla sua domanda, conclusivamente quindi quello che voglio dire è, nel rinnovare questo invito a sfruttare questa opportunità, questa possibilità, al momento abbiamo pochi dati sui quali ragionare in questo settore. È chiaro che in prospettiva un aumento di accreditamento e di segnalazione ci può permettere meglio di avere il polso della situazione su un settore così specifico, così tecnico, così particolare,
che ha visto nel corso degli anni alcune segnalazioni operative, ma non sicuramente in un numero sufficiente a dare una risposta concreta sul trend e sul fenomeno. Grazie. Grazie, grazie. Presidente di Termopa, Cosimo De Sortis. Tutto questo problema della certificazione a tutti i costi, fino a che punto è fondamentale per voi? Io l'altro giorno l'ho sentita parlare, anzi non direttamente, attraverso un mio collaboratore alla Fiera di Rimini. Ha detto: noi siamo costretti ad importare, per arrivare a un caso concreto, siamo costretti ad importare molto grano in Italia e ritengo, mi sembra sia una sua dichiarazione, ha detto che anche il grano che viene dall'estero è controllato. Ci sono anche grani di qualità che noi utilizziamo per fare le farine, le paste. Fino a questo cosa significa? Assolutamente sì, buonasera a tutti e ringrazio il Presidente Carli per l'invito per Italmopa, è una grande opportunità insomma, poter essere con voi questa sera. Sì, è chiaro, do intanto un numero. Il comparto molitorio a grano duro e a grano tenero trasforma in Italia circa 11 milioni di tonnellate appunto di frumento. Si tratta di numeri importanti, contribuiamo in maniera fattiva in quanto l'industria molitoria è il settore cerniera tra agricoltura e trasformazione industriale a realizzare quelli che sono da sempre i prodotti forse più rappresentativi del Made in Italy nel mondo, e dico nel mondo perché gran parte delle produzioni sono ormai orientate all'export. Il nostro è un comparto che sta cambiando anche in maniera significativa, è cambiato anche il modo di competere. La competizione si è spostata infatti prevalentemente sul piano della qualità e in generale della sicurezza alimentare. E qui ecco, gioca un ruolo fondamentale l'utilizzo del seme certificato, che vorremmo appunto fosse il più possibile sostenuto, in quanto ci sostiene dal punto di vista del perseguimento degli obiettivi di tracciabilità e di trasparenza, e dall'altro chiaramente contribuisce in maniera decisiva all'innovazione varietale. Dicevamo, un settore che è cambiato, in maniera significativa. Sentivo appunto prima parlare delle produzioni che ormai avvengono sempre di più all'estero di pasta. Questo purtroppo è una realtà. La più grande linea di produzione di pasta è stata installata circa poco meno di un anno fa, la più grande linea di produzione di pasta del mondo in Egitto. Questo che cosa significa? Un aspetto che dovrebbe far riflettere un po' tutti. C'è un dato che vorrei appunto passarvi. Meno del 30% della pasta consumata nel mondo è prodotta in Italia, sebbene l'Italia sia il primo produttore, il primo consumatore e il primo esportatore di pasta del mondo. Questo che cosa significa? Due cose molto semplici. La prima è che è cresciuta evidentemente la pressione competitiva in quelli che erano i mercati tradizionalmente di esportazione della pasta italiana. E la seconda, abbastanza evidente, è che sono arrivati dei nuovi produttori di pasta. Ecco perché c'era prima la citazione legata a questa linea di produzione che è stata appunto montata in un paese che non è l'Italia, un paese nel Nord Africa. Quindi in che maniera possiamo quindi cercare di contrastare una tendenza che però appartiene purtroppo al mercato e in quanto tale dobbiamo accettare fino a quando decidiamo di fare imprese, per definizione appunto è libera iniziativa. Quindi in che maniera possiamo contrastarlo? Intanto interpretando le tendenze di mercato. Dove va il mercato in generale della pasta? Soprattutto di quello italiano, perché la pasta, giova ricordarlo, è un prodotto maturo da ormai 20 anni. I consumi interni in Italia sono in costante diminuzione, è cambiato chiaramente il modello di consumo, e questo è uno dei principali responsabili, ma è anche cambiato il consumatore tipico della pasta. In che senso? Allora, dobbiamo immaginare un mercato che appunto ormai è governato da logiche che non sono più
strettamente legate al consumo domestico. E questo inevitabilmente ci porta a confrontarci con le esigenze e le abitudini anche di consumatori nuovi di pasta nel mondo. Che cosa invece, in che maniera si può declinare l'utilizzo del sistema certificato e quindi il sostegno che può arrivare tramite i contratti di filiera? Indubbiamente è un settore, è un consumatore, appunto dicevamo, quello interno diverso, che oggi punta prevalentemente ad un prodotto di qualità e orientato anche a delle maggiori tipicità rispetto al passato. Per cui i contratti di filiera, lo voglio dire, non sono la soluzione ai problemi della cerealicoltura italiana, però sono un importantissimo strumento che ci è stato messo a disposizione. E in che maniera Italmopa può svolgere appunto un ruolo in questo percorso che stiamo condividendo con gli amici delle confederazioni agricole? Sicuramente a livello nazionale bisogna cercare di aumentare il più possibile la dotazione prevista, che di fatto è, permettetemi, veramente poco più che un'elemosina per l'agricoltore. Dopodiché ci sono anche degli aspetti, come dire, anche di tipo strutturale, in quello che è il provvedimento, meritorio per carità di Dio, ma si può migliorare. In particolare riteniamo sia indispensabile prevedere la possibilità, per chi sottoscrive contratti di filiera, che ciò avvenga anche limitatamente al rapporto che si può istituire tra azienda molitoria e appunto agricoltore, quindi diciamo, non limitando il contratto di filiera al rapporto che prevede anche la presenza del pastificio, ma questo perché è importante dirlo, altrimenti l'ambito di applicazione del contratto di filiera diverrebbe eccessivamente limitato. La gran parte degli operatori dell'industria molitoria nazionale sono industrie commerciali indipendenti, che quindi non gestiscono la seconda fase del processo di trasformazione, ma questo, diciamo, è un aspetto che potrebbe, se modificato, essere in realtà ampliare la platea di possibile applicazione dei contratti di filiera. Che cosa può fare Italmopa anche con le rappresentanze della produzione primaria a livello comunitario? Sicuramente provare a rimodulare degli aiuti diretti che possano prevedere appunto una forma di compensazione del maggior costo che deriva dall'utilizzo del seme certificato in agricoltura. Voglio solamente ricordare che in passato Italmopa si rese promotrice del premio qualità frumento duro, che poi chiaramente è stato cancellato nel momento in cui è cambiata la struttura della PAC e quindi è stato introdotto il disaccoppiamento totale. Di lavoro ce n'è tanto da fare, stiamo cercando di dare un contributo fattivo, lo abbiamo fatto a partire anche dalla sottoscrizione del protocollo frumento duro che è avvenuta a metà dicembre. C'era stata un'iniziativa precedente che però purtroppo ha perso un po' la sua spinta emotiva, che era appunto l'istituzione della cabina di regia pasta, che all'atto pratico i cui obiettivi sono stati comunque recuperati all'interno del protocollo nazionale frumento duro che abbiamo sottoscritto. Prendo peraltro per buona la tirata d'orecchio del presidente Carli circa l'assenza di Assosementi tra i sottoscrittori, però questa sera spero di farmi perdonare confermando che Italmopa intende richiedere la presenza di Assosementi nei tavoli tematici che si vengono appunto che si andranno ad istituire a brevissimo in applicazione agli accordi sottesi dal protocollo, e per cui chiederemo senza dubbio il contributo della vostra organizzazione nel tavolo ricerca ed innovazione. Grazie a tutti. Grazie a lei. E poi c'è un ruolo importante, fondamentale, siamo verso la fine, ma ascoltate l'esperienza diretta di due regioni, oltretutto hanno patrocinato questo incontro con Assosementi, Regione Marche, Regione Emilia Romagna. Abbiamo il dottor Bordoni per la Regione Marche prima. Che ruolo svolge? Un ruolo di garante, possiamo metterla così, la Regione? Sì, allora innanzitutto buonasera, saluto anche a nome dell'assessore, nostro vicepresidente Anna Casini, che come avete saputo non è potuta partecipare.
Allora, la Regione Marche, diciamo una cosa che vuole spostare un attimino anche l'attenzione su quelli che sono i produttori delle sementi, no? Produttori nel senso gli agricoltori che nella nostra regione per esempio sono abbastanza, cioè noi contiamo oltre 1000 aziende che per esempio ogni anno vanno a produrre, a moltiplicare la semente certificata. Questa non è da sottovalutare perché sono imprenditori qualificati, perché per fare le sementi penso che qua tutti possano dire quanto sia importante. Le sementi non sono solo quelle, diciamo, dei cereali, ma sono anche orticole. Quindi per esempio la nostra regione ha una vocazionalità, come tra l'altro poi una parte dell'Emilia Romagna, ecco perché forse siamo entrambe qui a sponsorizzare, comunque a patrocinare questo convegno. È una cosa importante questa dei produttori, perché noi abbiamo visto che è per noi può essere un piccolo volano di sviluppo all'interno dei nostri territori, no? Tutti sanno la conformazione della regione com'è, quindi questa è una delle caratteristiche. L'altra cosa è quella dell'agricoltura biologica. L'agricoltura biologica, anche qui le Marche sono un pochettino, diciamo, un po' tra le prime regioni, no? che hanno tante aziende biologiche, magari molte del settore cerealicolo, ma non solo. E qui vorremmo dire una cosa: questo fatto della certificazione delle sementi certificate biologiche è un po' un cane che si morde la coda, perché deroga, perché non ci sono le sementi, non ci sono le sementi perché ci sono le deroghe. Cioè, secondo noi, ma probabilmente adesso non sta a noi dirlo, cioè vorremmo che questa cosa cessi e che una volta per tutte cioè l'agricoltura biologica, le produzioni certificate biologiche partino da sementi biologiche e quindi sementi certificate biologiche. Cioè, a noi questo ci sembra che sia una cosa fondamentale, perché poi come tutte le filiere, cioè per arrivare a un prodotto, abbiamo detto, di qualità e che dia sicurezza, perché oggi queste sono le due cose fondamentali che il consumatore, l'abbiamo detto tutti, è inutile che lo ripetiamo, dobbiamo partire da quella che è una tracciabilità. La tracciabilità si parte solo dalla certificazione della semente, se noi vogliamo arrivare a un prodotto che possa essere garantito. Io vi posso dire che nella nostra regione noi per tanti anni, tramite anche la nostra agenzia, il nostro servizio fitosanitario, abbiamo fatto dei lavori per aumentare la qualità delle nostre produzioni attraverso le sementi certificate. Io vi posso dire che una volta che, perché l'ho vissuta da tecnicamente, che una volta che non si è potuto andare più alla semente certificata, noi abbiamo avuto veramente un crollo di qualità, e non solo di qualità delle produzioni, ma anche della sicurezza delle produzioni. Allora, che cosa vorremmo proporre? Allora, innanzitutto, nella regione almeno noi vorremmo sviluppare quello che è il settore del sementiero, perché ovviamente, e quindi qualificare la nostra vocazionalità. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire aiutare, comunque promuovere, sviluppare tutte quelle che sono le filiere macro e micro, anche attraverso quindi la certificazione delle sementi. Partire da lì. Noi abbiamo adesso con il PSR chiuso delle filiere macro, nelle quali abbiamo appunto una filiera sui prodotti biologici e quindi anche sulla semente, che ci sembra molto importante, ma abbiamo visto anche che le microfiliere, e quindi anche non parliamo quindi di grano duro, di frumento, ma parliamo anche dei piccoli cereali, anche piccole produzioni, possono veramente avvantaggiarsi della semente certificata. E poi l'altra cosa, qua guardo il professor Gianzanti, scusate, Pisanti, che del CREA,
perché anche noi nel nostro piccolo vorremmo favorire, comunque dare qualche chance proprio per a livello della ricerca, perché abbiamo compreso come senza ricerca questo settore muore. Allora, una cosa concreta, nel nostro piano di rilancio, voi sapete del sisma, il terremoto, no? Abbiamo avuto delle risorse, grazie anche a tutte le altre regioni, per poter sviluppare appunto alcuni territori, un pochettino di queste risorse verranno anche messe un po' per la ricerca, e parte di questa ricerca speriamo che possa essere andare verso il settore sementiero. Poi in ultimo, anche sempre per dare importanza a quello che dicevamo prima ai produttori, anche le misure del PSR, l'ammodernamento delle aziende agricole e quello sulla trasformazione di prodotti, ecco, dare una, non dico priorità, ma comunque uno spazio anche a quelle che sono il settore sementiero. Grazie. Grazie a te, dottor Bocconi. Soprattutto mi permetto, visto che ha citato il settore biologico, questa crescita nel settore biologico, il Presidente poi alla fine di Federbio non si è potuto raggiungere perché è rimasto veramente intrappolato in un incidente in autostrada, mi hanno riferito, quindi porto formalmente anche i suoi saluti e sentiremo il suo intervento un'altra volta. Assessore Caselli, l'altro giorno avete firmato, quant'è, il settimo accordo con Barilla? Undicesimo, siamo arrivati addirittura 11 anni consecutivi. Ma il settore sementiero c'era, era rappresentato, sì, al vostro tavolo. E anche gli stoccatori. Anche gli stoccatori, quindi siete riusciti a coagulare tutte le rappresentanze, quindi sì. Sappiamo che l'interprofessione per voi è quasi un dogma, diciamo, per voi in Emilia Romagna, però non è scontato, non è mai scontato. Credo che alla fine, visto che parlo un po' per ultimo, almeno ho potuto sentire tante considerazioni, qui vengono fuori alcuni aspetti che sono, insomma, generali, che sono gli indirizzi che noi dobbiamo sempre tenere davanti. Allora, io sto in una regione che ha fatto della qualità la sua cifra competitiva, no? Facciamo 6 miliardi di export di agroalimentare, parlo dei dati 2016, sono gli ultimi ufficiali, rispetto ai circa 40 del paese. Quest'anno aumenteranno nel 2017 quelli del paese e anche molti nostri, quindi è evidente che quando vuoi competere su quella cifra lì non puoi far sconti e devi essere efficiente su tutto. Allora, per essere efficienti su tutto e avere la qualità ci vuole dietro una cultura non solo agronomica di come si sta in campo eccetera, ma ci vuole una cultura delle filiere. La nostra è un'agricoltura di filiere in Emilia Romagna, è tipicamente così, un po' anche perché siamo i campioni delle doppie IGP nell'agroalimentare nel 1944, quindi la regione più d'Europa. Quello vuol dire avere disciplinari su filiere anche complesse che ovviamente non fanno sconti e sono rigorosi. Però è anche una regione in cui uno dei settori che compete di più anche sullo scenario internazionale è il settore sementiero. Quindi io non ho solo il fatto di avere gli agricoltori che devono usare la semente certificata, io ho i produttori di semente, cioè 80 aziende sementiere in Emilia Romagna che peraltro esportano moltissimo, quindi contribuiscono moltissimo anche a quei risultati macroeconomici e di creazione del valore, con dietro 5.000 credo imprese agricole che fanno la moltiplicazione. Allora qui c'è un pezzo del valore dell'Emilia Romagna, quindi io lo vedo dai due lati, dagli agricoltori che nelle filiere devono usarlo e dalla filiera sementiera in sé. Vi do un aneddoto che sembra, ma siccome i cinesi non bisogna mai sottovalutarli, perché hanno qualche migliaio d'anni di storia e perché sono i più grandi commercianti del mondo da sempre, i cinesi, quando c'è stato Expo, nel loro padiglione avevano, si alternavano delle regioni eccetera, però c'erano una serie di elementi trasversali, voi sapete che in Cina c'è una certa piramide. A un bel momento loro hanno chiesto all'Emilia Romagna, hanno chiesto a me di andare là a parlare del settore sementiero dell'Emilia Romagna. Allora, non è che lo vengono a chiedere a me così, questi hanno studiato, hanno guardato, hanno visto che c'era un settore e hanno voluto capire, noi ci siamo anche chiesti se era il caso di andare, perché lì poi bisogna stare attenti, no? Dopodiché quello è anche un mercato di sbocco molto importante anche per la nostra impresa sementiere,
E peraltro loro hanno intenzione di investire quel miliardo di euro per fare un grosso centro di produzione sementiera in un punto in mezzo alla Cina, adesso sperduto, e immagino che nel giro di un altro anno lo avranno anche già realizzato, visto i tempi scala della Cina. Allora, occhio, perché c'è un elemento di competitività del settore sementiero rispetto alla geopolitica generale dei mercati, e quindi c'è anche da difendere il settore. Che è un'altra ragione per cui bisogna investire sulla semente certificata, perché se no si continua la confusione, qui non si capisce più cosa siamo. Allora, abbiamo una buona posizione in questo settore, in questo momento, bisogna assolutamente che lo rafforziamo, non che lo indeboliamo, perché altrimenti, come dire, dopo perdiamo spazio e probabilmente anche la parte sementiera finirà per avere dei contraccolpi molto grossi. Invece, per tornare al tema delle filiere, allora le filiere sono l'unico modo per provare a gestire in maniera utile non solo la qualità, garantire la certificazione del Made in Italy, tutti i passaggi eccetera eccetera, ma sono anche il modo principe per garantire la redditività agli agricoltori e la suddivisione equa del valore. Allora, a me non piace moltissimo, scusate, sono un po' drastica, che le filiere debbano formarsi solo perché ci sono dei soldi di contributo. La filiera della Barilla è cominciata in Emilia Romagna nel 2006, quando non c'era nessun soldo di contributo per fare la filiera. È durata fino adesso e quindi vuol dire che si può fare. Dopodiché adesso l'abbiamo fatto triennale, perché essendo arrivata questo contributo è benvenuto, nel senso che poi non viviamo su Marte, sappiamo che il grano è una roba che viene trattata come commodity, io odio la logica delle commodity, la trovo una cosa orrenda, soprattutto applicata al cibo, però come dire, non ho la forza dalla regione Emilia Romagna di invertire gli equilibri internazionali, però il problema è che lì effettivamente c'è stata una caduta del prezzo del grano terrificante, che ha portato, come dire, una situazione in cui era necessario sostenere il settore. Però io non so se questo sostegno al settore per le filiere durerà per sempre, però quello che io posso dire nell'esperienza della mia regione è che la filiera è stata pensata, quando questo sostegno non c'era, la filiera è importante di per sé, perché la filiera poi è in grado di far star su l'elemento economico da sola, se funziona e se tutti hanno la convenienza. Le sementi ci dovevano essere per forza, perché uno dei problemi che veniva fuori dall'industria pastaria è che la qualità del grano non era abbastanza buona, il che non era dovuto al fatto che gli agricoltori non erano capaci di fare gli agricoltori, ma che spesso era proprio la semente il problema, tant'è che poi avere le sementi giuste ha comportato negli ultimi 2 o 3 anni delle rese fantastiche. Poi non basta solo la semente, ci vuole il sole, ci sono state anche delle situazioni climatiche favorevoli negli ultimi 2 anni, però un grano con il fattore proteico del 15% in Emilia Romagna così non si era mai visto, va bene? Il che dopo fa anche giustizia di tutti i temi dell'import, di Talmopa che non sa come fare, eccetera. Se ci mettiamo a fare del grano di altissima qualità, noi intanto siamo un pezzo avanti, e questo, come dire, tema cultura delle filiere. Dico un'altra cosa sulla cultura della ricerca, perché secondo me noi abbiamo un problemino in questo paese di relazione con la ricerca culturale, che sta diventando un po' emergenziale. Scusate, ma a me, che la mia regione abbia dovuto fare una legge sui vaccini e che io e i miei colleghi di giunta veniamo minacciati continuamente, eccetera, eccetera, per sostenere una dei grandi risultati della scienza che ha portato a salvare milioni di vite, vuol dire che c'è una regressione rispetto al rapporto con la ricerca. Questo, guardate, è pericolosissimo a qualunque campo lo si applichi, è pericolosissimo, perché io non ho mica intenzione di trovarmi nel Medioevo per nessuna ragione, e perché c'è il cambiamento climatico. Cioè, io ormai mi sono fatto un punto di principio che ovunque vado a parlare non accetto discussioni se non si considera anche l'elemento del cambiamento climatico, perché il cambiamento climatico c'è e c'è dappertutto, e non è che uno si mette a riparo, una regione la ripariamo, eccetera, è una roba che riguarda l'intero pianeta, dobbiamo stare attenti molto a questa cosa, perché siamo già anche in ritardo. Allora, noi pensiamo di uscirne fuori facendo come abbiamo sempre fatto in agricoltura, che si fa all'aperto? Cioè, è impossibile. Quindi è chiaro che noi usciamo se applichiamo la tecnologia ai massimi livelli e ai passaggi produttivi. C'è l'agricoltura di precisione,
benissimo, però c'è anche la selezione del seme, però c'è anche l'attenzione all'uso delle tecniche per l'acqua, eccetera, eccetera. La Regione Emilia Romagna ha scoperto che è al secondo posto poi Israele nel risparmio d'acqua, perché siamo abituati ad avere dei torrenti che si seccano d'estate, quindi ci siamo industriati, non di meno, quest'estate abbiamo rischiato grosso, eh? E ce l'abbiamo fatta perché eravamo abbastanza organizzati e perché gli agricoltori già usavano delle tecniche di grande risparmio d'acqua. Se non fosse stato così nella filiera del pomodoro stavamo poi freschi. Il problema è questo, che noi dobbiamo riprendere un rapporto con la ricerca che sia un rapporto di forte fiducia e di affidamento alla ricerca, e questo secondo me, per me va permeando tutta la società e quindi inevitabilmente un pochino anche gli agricoltori. Chiudo con una cosa su quello che facciamo noi. Guardate, oltre a fare questo contratto di filiera da molto tempo, dimostrando che si può fare, poi di contratti di filiera di questo genere ne abbiamo anche altri, perché c'è il contratto di filiera dei sementieri con i moltiplicatori, poi c'è il contratto di filiera dei sementieri con gli apicoltori, perché lì si sono sempre presi a legnare ed era una situazione assurda, perché invece le api ci dicono quando c'è qualcosa che non va, e quindi trovare l'armonia è sempre meglio che stare in disarmonia. E soprattutto abbiamo poi una serie di altri contratti di filiera, l'interprofessione del pomodoro, l'interprofessione della pera e diverse altre cose su cui non vi sto a dire. Però la cosa più importante è stato mettere il seme certificato dentro i disciplinari dell'integrato, e quindi tutto il giro dei fondi del PSR che passa per l'integrato. Inoltre, insomma, per altri, noi abbiamo 40.000 ettari di produzione di sementi certificate, più altri 10.000 che non, vabbè, sono nelle barbabietole, eccetera, però insomma di fatto c'è sempre dietro questo tema, per cui c'è una cosa estremamente rilevante. Abbiamo un pochino di gruppi operativi di innovazione che si sono affacciati a questo tema, soprattutto sulla semente bio. Mi dispiace che Paolo Carnemola non sia arrivato, perché io so che lui ci tiene molto invece al fatto che la si smetta il più possibile con questa cosa delle deroghe, poi ci vorrà del tempo. Però questo, il bio finisce per perdere credibilità se non ci mette anche il primo anello, Allora, siccome, e lo sanno benissimo quelli del bio, che infatti sono preoccupati, però è vero che è un cane che si morde la coda, allora bisogna che lì si prenda di petto la situazione e la si affronti anche con un piano nazionale. Questo indubbiamente è un passaggio che va fatto. Su come uscirne rispetto alla minaccia che non si usi più il seme certificato, allora al centro-nord si usa abbastanza, abbiamo un problema in centro-sud su questa faccenda qui, prevalentemente, però è indubbio che, come è stato detto, i prezzi bassi hanno fatto sì che, come dire, si cercasse di ridurre i costi, che anche lì non lo so fino a che punto, se una cementa certificata ti fa fare un grano di quella forza lì, dopo te lo pagano anche di più, dopo il tema è non avere gli stoccaggi separati, torniamo a queste storie, però non è mai bello disinvestire dalla qualità, comunque mettiamo pure. Allora, secondo me il suggerimento che dava prima il professor Frascarelli è giusto, nel senso che lasciamo stare l'accoppiato, perché l'accoppiato non sappiamo neanche che fine fa nel lungo andare. Invece va bene l'ipotesi della condizionalità con una cosa su cui, professore, poi vorrei che parlassimo un po', perché io ho paura, io e anche i miei tecnici, abbiamo paura che dopo quella cosa lì comporti un problema di controlli da cui non si esce. Nel senso che il meccanismo di controllo diventa un po' complicato. Se diventa complicato, diventa burocratico, questo settore già non ne può più, ed ha ragione, perché è una roba. Per cui non vorrei che mettessimo su una cosa che poi non riusciamo a gestire, perché diventa troppo difficile da gestire o troppo costosa da gestire, o ci crea dopo troppo contenzioso. Questo è il problema, perché in sé quella è abbastanza risolutiva, la soluzione passerebbe di lì, nel senso che tu dici, bene, se non mi dimostri che usi, che aderisci a questa condizione, io non ti pago la PAC. Però c'è l'elemento di come controlliamo dopo, e come controlliamo in una maniera che non ci faccia ammattire a noi, agli agricoltori e nei contenziosi. Scusate se l'ho tenuta un po' lunga. Grazie Assessore Caselli. Stiamo per chiudere questa tavola rotonda e poi chiudiamo con le conclusioni. Presidente Carli, provi a fare una battuta di sintesi. Intanto ho sentito, come tutti hanno sentito in sala prima, che Italmopa si è scusata perché non siete stati invitati, comunque ha detto che
lo farà sicuramente alla prossima occasione. Quindi questa mi sembra, diciamo, una mano tesa in termini di filiera importante. Speriamo. Per la quale ringraziamo ovviamente. D'altra parte questo incontro, questa giornata era fatta proprio per cercare di metterci tutti assieme e per creare il dialogo. Se noi dialoghiamo siamo sicuri che troviamo le soluzioni. Comunicazione è alla base di tutti, il 99,9% dei problemi si risolvono grazie alla comunicazione e nascono a causa di scarsa comunicazione. Noi abbiamo avuto tantissime risposte oggi e questo è veramente confortante, quindi soprattutto abbiamo trovato tutti quanti insieme, abbiamo stabilito che il SEME certificato è senza ombra di dubbio una via per garantirci questo futuro, per darci delle possibilità. Faccio un passo indietro perché abbiamo parlato di seme biologico, no? Quindi la filiera ha bisogno, il mercato ha bisogno di seme biologico. Noi lo abbiamo detto un paio di settimane fa, se ricordo bene Alberto, abbiamo comunicato al mercato, abbiamo detto siamo pronti noi a investire nel seme biologico. Togliete sta deroga, perché se non togliamo la deroga, come facciamo a mettere in produzione il seme biologico che poi resta nei magazzini con i costi che ha? Cioè dateci il tempo di pianificare la produzione del seme biologico e in 2 anni copriamo il 100% delle richieste, non al primo anno il 90%. Cioè dateci la possibilità, ditecelo un po' per tempo, perché il seme non si produce in fabbrica, va programmato il seme, va programmato il seme di base, i parentali, va tutto programmato, no? Quindi dateci il tempo, togliete quella deroga e noi vediamo il seme biologico certificato e andiamo bene tutti quanti. Datele il microfono, grazie. Quindi al 2026 sicuramente i produttori biologici non potranno avere più nessuna deroga. Questo è l'accordo raggiunto a Bruxelles nel trilogo dei mesi scorsi. Il 2026 sono tra 8 anni, è vero che il tempo passa in fretta, soprattutto quando è passato, è un peccato però, perché, ripeto, certo. Ecco, un'altra cosa, la formazione, la preparazione, la cultura che noi lamentiamo che manca, qua noi possiamo fare tantissimo tutti insieme. All'inizio l'ho chiarito bene, noi siamo qua per ripartire, noi siamo qua per dare un messaggio, non siamo qua a piangere, non vogliamo piangere, noi abbiamo messo in atto comunicazione, abbiamo messo in atto tavoli, noi vogliamo trovare insieme le soluzioni, non vogliamo che si vengano regalate o calate dall'alto. Certo che, chiarito che il seme certificato è uno strumento fondamentale, che tutti facciano la loro parte e le istituzioni hanno tanta possibilità, hanno veramente le chiavi in mano, possono aiutarci. L'assessore ricordava che per l'Emilia Romagna non è importante solo il seme certificato ma anche la produzione. L'Emilia Romagna è il più forte produttore in termini di quantità e di qualità di seme di barbabietola da zucchero per tutto il mondo, cioè noi, l'Emilia Romagna è una roba incredibile, quindi noi possiamo vincere su tutti i fronti se operiamo, come ha detto l'assessore prima, in tutti i singoli segmenti. Ecco, questa è la conclusione alla quale volevo arrivare. Grazie. Salve Presidente Carli. Che chiude questa seconda tavola rotonda, conclusioni e la scaletta, che qui c'è una piccola sorpresa finale, non c'è il sottosegretario Giuseppe Castiglioni, ma c'è un politico di lungo corso, onorevole Luca Bellotti, al quale adesso diamo la parola. Luca Bellotti, che è abilitato per tanti anni anche in Commissione Agricoltura alla Camera o Senato, onorevole. Grazie. E che conosce piuttosto bene anche questo settore. Grazie a tutti voi, grazie agli organizzatori, grazie a Carli. Ho il messaggio del sottosegretario Castiglioni che per correttezza vi leggo. Allora, il messaggio dell'onorevole Giuseppe Castiglioni, nonché sottosegretario, non ha potuto essere presente, ma abbiamo organizzato con lui questa
bellissima giornata, questo incontro. Ovviamente credo che vi è anche una comprensione dell'assenza, in quanto l'assessore sa bene che in queste ore stanno presentando le liste in tutta Italia, quindi per la politica insomma è un momento leggermente impegnativo. Quindi, scusandomi per non poter essere fisicamente presente, porgo il mio saluto a tutti i convenuti a questo incontro. Ringrazio quanti si sono prodigati per l'organizzazione di questo evento su un tema che definisco strategico per la nostra agricoltura. In questi anni abbiamo incentrato la nostra attività sul rilancio del settore agricolo italiano, con attenzione specifica ai vasti aspetti di ciascuna filiera, capaci di creare valore sul territorio per gli imprenditori e sicurezza per i consumatori. Il comparto sementiero rappresenta l'emblema di una tracciabilità necessaria per produttori e consumatori. Esso costituisce un baluardo da difendere, poiché da esso deriva il successo delle produzioni da realizzare e l'esito delle molteplici attività cui sono chiamati gli imprenditori agricoli. Su tale comparto siamo intervenuti anche con la ricerca, imprescindibile fucina di saperi, i cui esiti devono essere messi al servizio di chi è disposto a confrontarsi con la modernità del sistema produttivo che deve vederci protagonisti come sistema Italia. Al contempo tuteliamo le tradizioni, il nostro patrimonio di sapore e di saperi e consegniamo ai giovani degli strumenti per guardare il futuro agricolo italiano che ma futuro agricolo italiano che sono degni di una storia che non possiamo dimenticare. Nel proseguo di un percorso di dialogo e condivisione, grazie anche agli illustri relatori in sala, auguro a tutti voi un proficuo svolgimento di lavoro su questo tema. Quindi, questo è il saluto del sottosegretario. Io non sono un parlamentare, ci tengo a dirlo a quest'ultima legislatura. Presidente del mio gruppo in Commissione Agricoltura, sottosegretario, sono stato assessore regionale, però ritornare oggi in questa assemblea e darvi la responsabilità di trarre alcune conclusioni, alcune indicazioni, più che da sostenitore del settore che non oggi da politico, anche se sono spesso a contatto con tutti i miei colleghi, per me oggi è un ritorno a casa. Io ho lavorato assieme a Carli 35 anni fa, ho lavorato assieme al dottor Barbieri in sala, che no, l'ho visto, e quindi ho lavorato col dottor Tassinari, quindi ho lavorato nel settore delle sementi, quindi conosco abbastanza bene i problemi, il settore, e ho avuto l'occasione anche di essere al di qua e al di là, un po' da professionista, da imprenditore del settore, ma anche da politico. Quindi oggi sono emerse molti spunti, molte interessanti valutazioni. Credo che tutti siamo abbastanza convinti della necessità della certificazione del seme, proprio per rafforzare la filiera, come ha detto anche benissimo e sicuramente meglio di me l'assessore. Si tratta un po' di dare dignità anche all'associazione e anche ai produttori attraverso proprio questa riforma anche legislativa assolutamente necessaria, e quindi credo che dovrebbe entrare nell'agenda del prossimo governo la proposta di legge di riordino del settore sementiero in Italia. E ne approfitto perché insomma non sappiamo con che ministro andremo a parlare o andremo a confrontarci, ma sicuramente le due regioni presenti possono, nel tavolo di aggiornamento, di relazione della conferenza Stato-Regioni, fare proposte in questa direzione, in modo tale che la politica possa prenderne atto e portare a compimento quella che è una richiesta importante del settore. Avendo fatto anche tanta esperienza politica, cosa posso dire? Posso aggiungere che io stesso, adesso da alcuni anni, collaboro anche con Assosementi, abbiamo molta difficoltà a relazionare con le istituzioni. Non parlo ad esempio con l'assessore, ma l'assessore è persona preparata e assolutamente competente. Molti colleghi nelle commissioni agricoltura invece abbiamo proprio una difficoltà di linguaggio
anche tecnico, cioè voi parlate in una forma, in un modo che magari il politico, anche se fa parte della commissione specifica, ha difficoltà a recepire. E in molti casi vi dice sì, a prescindere, senza essere consapevole delle affermazioni positive nella direzione che magari voi auspicate, poi uscite e non portiamo a casa i provvedimenti. Allora i provvedimenti, do un suggerimento ai naviganti, bisogna scriverli, bisogna che li scriviamo noi, gli addetti ai lavori devono trovarsi, vedo che l'assessore sorride, ma in questo sorriso credo che vi sia una... no? Che convenga con me, quindi bisogna trovare l'occasione, anche queste occasioni assolutamente importanti, per far sì di scrivere noi i provvedimenti da sottoporre ai politici per una poi valutazione successiva, ma intanto dobbiamo scrivere noi le variazioni, le proposte di legge, i PDL, in modo tale che il politico abbia solo bisogno di riflettere, di fare dei ragionamenti e di magari poter portare a casa il risultato per tutti noi. Consentitemi, visto che ho il microfono, una osservazione che parte anche da un'ultima riflessione dell'assessore. L'assessore dice noi abbiamo una deriva anche demagogica, stiamo assistendo, faceva riferimento alla questione dei vaccini. Beh, io non aggiungo solo la questione dei vaccini, perché oggi io vedo con preoccupazione che la scienza e ragione anche nel mondo dell'agricoltura si sta allontanando sempre di più. Il caso del glifosato, e poi uno la pensa, ma è sempre un'opinione come vuole, ma credo che entrando nella scienza la ragione porta a conclusioni pericolose. Quindi abbiamo bisogno proprio dall'agricoltura di rafforzare sempre più scienza e ragione se vogliamo dare un futuro alle nostre aziende, se vogliamo essere veramente quel popolo di eccellenza in tutte le parti del mondo e in tutti i consessi dell'agricoltura, no? Tutti parliamo del Made in Italy e poi ci ricordiamo che però per fare Made in Italy abbiamo dei grossi problemi, di iniziare dalla semente, di iniziare dalla base. Ecco, quindi se vogliamo vincere dobbiamo sempre più riaffermare il valore della scienza, il valore della ragione, il valore dell'università, il valore della ricerca scientifica. Pensate ai nostri grandi genetisti che avevamo in Italia, un patrimonio che abbiamo dissipato. Prima il Presidente parlava delle barbabietole, erano le nostre barbabietole riprodotte in tutto il mondo, numerate arriva proprio dalla provincia di Rovigo. No, avevamo una ricerca scientifica fantastica, anni 60, anni 70. Questa ricerca scientifica purtroppo l'abbiamo smarrita, l'abbiamo persa. E credo che ripetere o recuperare una grande tradizione, quella che avevamo nella scienza, sia un percorso assolutamente importante, ma anche un percorso che dà serenità alla nostra nazione. Voi pensate che uno sciopero, adesso il mais è diventato come superficie, però uno sciopero delle coste americane, dei portuali americani, impediva la semina perché non avevamo sementi a sufficienza. Pensate anche alle nostre grandi tradizioni, le culture orticole, sono abbiamo sementi italiane, quindi il patrimonio italiano delle sementi va assolutamente valorizzato perché è un asse strategico fondamentale dell'agricoltura italiana. Grazie. Io ringrazio tutti, ringrazio gli allevatori, singoli, lo sono di noi tutti per la verità, ringrazio molto. Ringrazio tutti i presenti in sala che hanno presentato fino adesso, 3 ore e mezzo, da parte mia mi congedo, vi saluto, vi ringrazio, vi dico che c'è un buffet a disposizione di tutti, da fuori di sala, arrivederci e buon proseguimento.